Bene, buonasera a tutti, benvenuti, bentrovati per questo ottavo appuntamento del 23° ciclo dei seminari di studi e fonti, temi e fonti di storia locale organizzato da Archivio Bergamasco. È l'ottavo appuntamento, come dicevo, e con grande piacere accogliamo la presentazione del volume di Rodolfo Vittori, Una cultura di confine, cultura scritta d'élite, Biblioteca e circolazione del sapere a Bergamo tra il 1480 e il 1600. È un volume estremamente importante per la cultura bergamasca, va bene, non solo per la cultura bergamasca, perché colma un vuoto nella storiografia appunto locale, no? Tra Medioevo e prima età moderna. Vittori esamina il sistema dell'istruzione, delle biblioteche dei giuristi, dei conventi religiosi, produzione letteraria, produzione storiografica e dimostra che nella Bergamo tra 4 e 500 la diffusione della cultura giuridica, medico-teologica e la penetrazione dell'umanesimo quattrocentesco fossero ad un ottimo livello, fossero una penetrazione molto, molto elevata. Pomeriggio si prospetta a lungo, per cui direi di lasciare subito la parola ai relatori che presenterò. Certo, tutti e tre hanno un curriculum molto lungo, ma per ovvi motivi dovrò un po' sintetizzare e presenterò man mano. Lascio la parola appunto adesso al professore Massimo Danzi, che è stato tra l'altro il direttore della tesi di dottorato di Rodolfo Vittori, dalla cui elaborazione scaturisce poi questo importante libro. È stato a lungo docente di filologia e letteratura italiana all'Università di Ginevra ed è uno specialista della letteratura italiana dell'Umanesimo e del Rinascimento. Si è dedicato in modo particolare alla tradizione petrarchesca, all'opera letteraria di Leon Battista Alberti, alla storia del collezionismo letterario e delle reti di relazioni tra intellettuali. Ha su attivo numerosissime pubblicazioni, tra le tante citiamo perlomeno le ultime e le più importanti, l'edizione critica commentata del Canzoniere di Matteo Bandello, la cultura libresca di Pietro Bembo, ha dato alle stampe il catalogo della sua biblioteca romana, secondo l'inventario steso nel 1545 dal giurista francese Jean Matal e ritrovato a Cambridge nel 1993. Nel 2001, con Guglielmo Gorni e Silvia Longhi, ha curato per Ricciardi i poeti del Cinquecento e recentemente ha edito i due volumi dei poeti latini del Cinquecento, grande lavoro rimasto inedito di Giovanni Parenti. Ampio il ventaglio dei saggi, pubblicato presso la Scuola Normale di Pisa, e è presidente della Fondazione Barbier Müller per lo studio della poesia italiana del Rinascimento e dirige la rivista Italica ed è co-presidente dell'Associazione Svizzera Collegium Romanicum. Insieme a Rodolfo Vittori è uscito proprio recentemente sul numero 23 del 2020 di Italique, Poésie italienne de la Renaissance, un saggio scritto appunto a quattro mani da professor Danzi e professor Vittori, dal titolo Tra Bergamo e Brescia, la misura trilingue del bergamasco Giovanni Bressani. Lascio la parola a professor Danzi per illustrare questo libro. Bene, buongiorno. Dunque, mi sentite bene? Mi sentite? Sì. Ecco, perché io ho sotto gli occhi una traccia e quindi non ho attivato il video, quindi non riesco a capire se mi sentivate. Dunque, intanto ringrazio molto gli amici bergamaschi di questo invito a presentare il libro di Rodolfo Vittori, che mi dà l'occasione di ritornare su una ricerca che ho molto, molto apprezzato, insomma, per le ragioni che poi dirò e che ho appunto seguito, come era stato ricordato, come tesi dottorale ginevrina. Ecco, è un volume che, insomma, si intitola Alla cultura scritta dell'élite a Bergamo fra fine 400 e primo 600
e che, diciamo così, intende, come è stato anche ricordato, colmare una lacuna nella storiografia bergamasca, che si è interessata, dopo la grande stagione 606-700esca, con autori come Calvi, e Vaerini e poi Tiraboschi anche, eccetera, e successivamente anche si è interessata di, diciamo così, più della dimensione politica, sociale, politica, militare e economica, fino alla recentissima storia sociale economica diretta da De Maddalena nel 2006, ma diciamo così all'interno della quale relativamente scarso è stato così lo spazio concesso alla cultura che, e alla cultura scritta in particolare, elaborata in territorio orobico, elaborata a Bergamo e territorio. Ora, Vittori si è proprio proposto di, come dire, riunire i fili e in moltissime occasioni, insomma, rinnovarli e indagarli, questi fili di una cultura letteraria, e cioè scritta, che si elabora appunto in territorio bergamasco. Ora, il volume si struttura in quattro capitoli, di cui dirò brevemente. E fra l'altro non so quanto tempo abbiamo a disposizione per... Quanto possiamo avere? 20 minuti? Mezz'ora? Sì, mezz'ora direi. Ecco, casomai poi se c'è la possibilità, immagino di ritornare dopo, insomma. Dicevo, la struttura di questo volume è fatta di quattro capitoli. Il primo è intitolato all'umanesimo di stampo giuridico e medico del 400, il secondo alla cultura degli ordini regolari e attivi in territorio bergamasco, il terzo dedicato alla cultura, alla scena letteraria, diciamo così, fra 4 e 500, e quindi dove anche lo spazio della cultura volgare diventa maggiore, e infine l'ultimo capitolo, un capitolo sulla cultura, sugli ambienti e sugli attori, che a Bergamo nella seconda metà del Cinquecento, come dire, in qualche modo preludono alla grande figura di Torquato Tasso, o comunque alla famiglia dei Tasso. Ecco che intorno alla famiglia dei Tasso, insomma, è documentabile. Ora, Rodolfo immediatamente... all'apertura di libro sottolinea quelli che sono i suoi parametri metodologici della sua ricerca e accenna ad una dimensione della ricerca, diciamo così, di carattere olistico, cioè la capacità di integrare il dato individuale in un contesto più ampio o in un sistema più ampio che sia di per sé significante, cioè quindi che superi il significato del singolo, della singola manifestazione, e dall'altra parte ad un criterio invece storico-geografico che grosso modo possiamo dire dionisottiano-billanovecciano, insomma, considerata l'importanza che ha avuto per esempio un testo come Geografia e Storia della Letteratura Italiana di Carlo Dionisotti, apparso da Einaudi nel 1967. E direi a complemento anche considerate le importantissime inchieste che sono discese dalla scuola di Billanovic eccetera sulla cultura dei centri italiani, centri a volte anche diciamo minori fra virgolette, e sulla cultura scritta che vi veniva elaborata attraverso le biblioteche, attraverso gli archivi eccetera.
Quindi questa è un po', diciamo così, la dimensione metodologica della ricerca, la quale naturalmente fa anche capo a una conoscenza privilegiata di quella che è la storiografia delle annales, cioè quindi al discorso di lunga durata che Vittori ha molto presente e che comunque coniuga, diciamo così, con le istanze appunto che vengono dal discorso di Dionisotti, di Billanovic, per quello che riguarda la cultura a Bergamo. Ora, bisogna dire che la capacità di Rodolfo di fare parlare documenti, persone, ambienti è straordinaria, e questo libro veramente la mette in evidenza in modo chiarissimo. Direi che questa è una cifra un po' di questo studio, e cioè la capacità di passare dai testi alle biblioteche, dalle persone alle consortorie o a dimensioni politiche del loro esistere, dando importanza per esempio ai lignaggi, alle dimensioni familiari, sempre restando all'interno di un asse privilegiato che è quello, diciamo così, della Bergamo, Padova, Venezia. Ora, la fotografia, quello che Rodolfo fotografa nel suo libro, è una situazione che ormai è di un passaggio avvenuto tra una Bergamo sottoposta al Ducato di Milano e invece una Bergamo che ormai appartiene all'ambito veneziano. Il passaggio avviene all'inizio del 400, 1427-28, e da quel momento Bergamo ruota, diciamo così, è nell'ottica della Serenissima. Ora, accanto a questa dimensione metodologica che ricordavo prima, io vorrei richiamare anche la formazione di Rodolfo, perché è vero che il dottorato è avvenuto a Ginevra, ma la formazione di Rodolfo Vittori è avvenuta in gran parte a Bologna. E non c'è dubbio che nella capacità di leggere la mappatura che Rodolfo presenta della cultura scritta delle élite bergamasche agisca proprio questa sua formazione bolognese, la capacità di passare dall'individuo al contesto, di trascorrere dal microcosmo di una persona, di un libro, a un macrocosmo più importante, la capacità di leggere le idee religiose e la cultura, per esempio, conventuale che è attiva all'interno del secondo capitolo del libro, oppure quella di leggere il lignaggio, di valorizzare il lignaggio e le relazioni familiari, per esempio, per interpretare i dati culturali, i dati letterari. Ecco, direi che tutto questo è un po' anche, come dire, il frutto di una formazione bolognese che ha avuto, non so, in Ottavia Niccoli, in Carlo Ginzburg, in Adriano Prosperi, diciamo così, i grandi maestri. Ora, venendo a quello che è il primo capitolo, devo premettere una cosa, ed è cioè che una delle caratteristiche di questo libro importante, di questo libro di Rodolfo, è che, come dire, la volontà, il rifiuto, diciamo così, di un paradigma storiografico che può essere tentato, è stato tentato in qualche occasione di ricercare i cosiddetti tratti originali di una civiltà orobica. Ecco, Rodolfo da questo punto di vista è molto scettico, giustamente, e la discussione con i modelli storiografici precedenti, quelli che ho detto, la storiografia 6-700esca, ma poi anche, per esempio, non so, il
Bellotti oppure il De Maddalena, per fare soltanto due nomi di una tradizione, ecco, è molto franca e Rodolfo si serve, come si deve, di quello che realmente utilizza, o meglio utilizza realmente di quello di cui si serve, ecco. Ora, l'inchiesta muove anche da un vuoto, dicevo, da una necessità di colmare un vuoto che era quello, che era un po' il portato di una storiografia, di una storiografia che vedeva in Bergamo un centro sostanzialmente minore, quando non arretrato o fra virgolette depresso, da un punto di vista culturale rispetto ai grandi centri della civiltà umanistico-rinascimentale, che evidentemente sono Milano, Venezia, per quello che importa la realtà bergamasca. Ora, contro questa visione, contro questa visione delle cose, Rodolfo oppone il suo libro, e direi che questo libro, il giudizio che bisogna trarne da questo libro è che la mappatura e la capacità di leggere i documenti e le situazioni bergamasche fra 4 e primo 600 produce un panorama diverso da quello che noi avevamo fino ad oggi. E cioè la capacità di una realtà come quella bergamasca di elaborare una cultura autoctona e di essere soprattutto aperta, ricettiva anche dunque, ma in qualche caso anche di esportare il frutto appunto di questa elaborazione. Cioè Bergamo appare come una realtà di confine appunto aperta verso il nord, soprattutto in un momento che sarà quello della medio Cinquecento, della Controriforma, in cui le idee riformate arrivano in Italia e la Chiesa, in qualche modo, la comunità ecclesiastica intende rispondere a queste idee riformate. Ecco, in questa occasione noi abbiamo una dimensione che è chiaramente sovraregionale, direi anche non più neanche nazionale, ma direi sovranazionale, cioè Bergamo è in contatto con realtà che sono le realtà nordiche dei territori svizzeri o tedeschi, eccetera, eccetera. E quindi questa capacità di uscire attraverso una mappatura però rispettosissima degli elementi come dire documentali verso una dimensione più importante, che è una dimensione nazionale e appunto in alcuni casi anche sovranazionale. Questo è indubbiamente una delle grandi qualità del libro. Ora, venendo al primo capitolo, che è quello intitolato all'umanesimo giuridico e medico, nella prima parte Rodolfo indaga appunto direi così la cultura giuridica che esce da 4 grosse biblioteche bergamasche. Sono le biblioteche di Antonio Bonghi, di Carlo e Daniele Boselli e di Antonio Maffei. Sono tutte biblioteche quattrocentesche, insomma. Naturalmente tutto questo viene fatto con quell'attenzione che rientra nelle competenze, in questo senso straordinarie, di Rodolfo, che è l'apertura verso il dato documentale, e cioè la capacità di leggere i libri e di inserirli in una tradizione di più ampio respiro, e qui stiamo parlando di cultura giuridica, e dall'altra di metterle in relazione con i luoghi di formazione che i giuristi bergamaschi hanno avuto, cioè sostanzialmente l'Università di Padova, in gran parte, almeno dopo il passaggio di Bergamo e territorio sotto la Serenissima. L'analisi di queste biblioteche è anche però l'occasione di, come spesso avviene nella ricerca di Rodolfo, di aprire importanti come dire, parentesi, per esempio sulla cultura dei giuristi a Bergamo.
sul curriculum studiorum dei giuristi e sulla come dire sulla interpretazione di queste biblioteche che riflettono una autocoscienza molto, molto forte di questa casta, diciamo così, intellettuale. Ora, casta intellettuale, i giuristi lo sono per un duplice aspetto, intanto perché presumono, come dire, che la loro cultura sia superiore a quella di altre branche. E da questo punto di vista, per esempio, Rodolfo ha delle pagine straordinarie in cui fa vedere come questa elaborazione dell'autocoscienza di questi giuristi, insomma, si accompagni a o comunque rientri in quel dibattito fra le artes che sostanzialmente è un fatto già trecentesco, insomma, e poi quattrocentesco, e che volta a volta vede prevalere la medicina, oppure le umane lettere, oppure la cultura giuridica, eccetera. E dall'altro, appunto, però, queste biblioteche sono il riflesso di una coscienza che questi giuristi hanno, ed è molto precisa, una coscienza molto precisa di quello che rappresentano. Da questo punto di vista, una delle caratteristiche di queste biblioteche è quella di essere praticamente a carattere unicamente giuridico. Cioè non abbiamo altri testi in generale in queste biblioteche, sono testi appunto unicamente giuridiche. Ora, o giuridici. Ora, qui Rodolfo ha tutta una serie di considerazioni che non si possono restituire nella loro complessità, ma alcune di queste si può comunque cercare di fare allusione. Allora, intanto è la grande capacità di governare e di comprendere questi testi, perché le dotazioni giuridiche delle biblioteche sono di grande complessità, di gesti vari, commentari, eccetera. E poi anche quella di inserire questi testi in scuole giuridiche di riferimento, che naturalmente per Bergamo sono quelle padovana, dell'Università di Padova, e soprattutto è anche quella bolognese. Anche Bergamo ha dato una tradizione di giuristi, a partire da quel Alberto da Gandino, per esempio, che nel 200 è autore di un De Maleficis, e poi soprattutto con Alberigo da Rosciate, che nel 300 è anche fra l'altro un noto commentatore non solo di testi giuridici, ma anche della commedia di Dante. Quindi c'è in questo primo capitolo il tentativo e la capacità, diciamo così, di inserire la cultura di queste quattro biblioteche giuridiche in una tradizione molto più ampia. La stessa cosa avviene passando dall'ambito giuridico all'ambito medico con la figura di Michele Carrara. Michele Carrara è questo medico umanista che muore nel 1490, quindi siamo ancora in pieno umanesimo, e che però non ha lasciato soltanto testi medici, ma un'importante opera anche, diciamo così, a carattere letterario, scientifico, filosofico, no? Eccetera. Per esempio è autore di una raccolta di carmi bucolici, Bucolicum Carmen, insomma, in una tradizione che è quella di Virgilio, sostanzialmente delle Egloghe di Virgilio, ma che poi sarà anche di Petrarca, per esempio, ma è anche autore, Carrara, di una commedia, L'Armiranda, che fra l'altro è pretesto a Rodolfo per analizzare splendidamente lo statuto dell'arte medica nel confronto con il diritto, in quella logica di discussione della gerarchia delle arti che dicevo prima. Oppure ancora la stessa commedia di Carrara, cioè l'Armiranda, è presa a pretesto per un'analisi della follia amorosa, che però è inserita in una economia, diciamo così, erotica,
in qualche modo più complessa e che rinvia ai trattati di Reuxoria, cioè insomma sulla scelta della moglie, eccetera, eccetera. Cioè anche qui, anche parlando di testi in fondo assolutamente minori, eccetera, la capacità di Rodolfo è straordinaria di aprire sulle grandi questioni che la civiltà umanistico-rinascimentale dibatte. Ecco, poi Rodolfo ricorda evidentemente anche altre opere e sono opere spesso che aprono su culture, questa volta non italiane, per esempio sulla cultura francese o sulla cultura, inglese. Abbiamo un commento del Carrara, per esempio, di un logico inglese del 200, che dimostra la capacità di una civiltà come quella bergamasca di recepire istanze importanti da luoghi molto distanti, appunto dall'Inghilterra oppure dalla cultura dell'Università di Parigi, eccetera. Ora, fra l'altro di Carrara abbiamo anche un inventario della biblioteca che è stato ritrovato da Marino Paganini, che è un allievo di Billanovic, per ritornare al discorso che facevamo prima, e che però insomma aspettava di essere commentato come Rodolfo fa. Ecco, questa linea della cultura libraria dell'umanesimo del Rinascimento è un po' costante a questo libro e riguarda sia la cultura giuridica che quella medica del Carrara, ma poi riguarderà anche quella degli ordini conventuali e addirittura poi si arriva fino all'analisi che Rodolfo fa a chiusura di libro del catalogo tipografico del primo tipografo attivo a Bergamo, e cioè Ventura Comino, un tipografo che ha un'enorme produzione racchiusa, diciamo così, fra il 1577 e il 1616. Ora, questo è appunto un tratto, quello della cultura libraria e della competenza sul libro antico, che Rodolfo ha e mette a frutto veramente in modo importante in questo, in questa opera. Ecco, per dire, la cultura di questo Carrara è una cultura che apre anche qui in varie direzioni. Ritroviamo per esempio un testo scientifico, il De Origine Scientiarum, che è una trattazione delle forme del sapere, diciamo così, di matrice ancora abbondantemente medievale, ma fatta sulla base delle ripartizioni che le arti liberali avevano imposto, insomma. Oppure ancora abbiamo di lui un De Constitutione Mundi, che si muove nel solco di quella letteratura di cui era stato un esempio, per esempio, nel 200 Ristoro d'Arezzo. Naturalmente il Carrara Ristoro d'Arezzo non lo conosce, perché il codice, l'opera di Ristoro d'Arezzo sulla composizione del mondo è affidata a un solo manoscritto, quindi non è pensabile che Carrara potesse conoscerlo, ma le idee, diciamo così, di Ristoro d'Arezzo vengono poi riprese dal grande logico Paolo Veneto, che esce dalla scuola di Rialto di Venezia, e in qualche modo arrivano fino al Carrara. Ecco, fra l'altro devo dire che quest'opera del Carrara ha attirato le attenzioni di uno storico della scienza come Thorndike, che dice di per sé l'importanza che questa dimensione della cultura scientifica nel Carrara ha. Ecco, e devo dire, ci sono poi le relazioni che questi umanisti, i medici come Carrara o come i giuristi hanno. Ora, nel caso di Michele Carrara, lui è stato allievo a Padova, per esempio, di Gaetano d'Attiene. Ora, Gaetano d'Attiene, che era un logico ma anche uno storico della filosofia naturale, un filosofo naturale, diciamo così, è stato anche il maestro di Bernardo Bembo. Quindi
il bergamasco Carrara immediatamente ci appare in relazione con Bernardo Bembo e con altri umanisti attivi in quel periodo. E così veniamo al secondo capitolo, che riguarda appunto la cultura degli ordini, la cultura scritta, quindi affidata alle biblioteche degli ordini regolari, che viene indagata attraverso ordini, biblioteche dei Benedettini, biblioteche dei Francescani e biblioteche, tutte bergamasche, dei Domenicani. Ora va detta subito una cosa, cioè quello che Rodolfo ha nota in apertura di questo secondo capitolo, cioè gli ordini regolari svolsero un importantissimo ruolo di supplenza nei confronti delle carenze e delle disfunzioni del clero secolare nel governo delle anime, e da lì questa importanza, diciamo così, anche delle istituzioni bibliotecarie di questi ordini. Ora io non starò naturalmente a ripercorrere le quattro o cinque biblioteche che studia Rodolfo, ma dirò ancora e sottolineo ancora la capacità in quest'ambito, che è un ambito, diciamo, di cultura religiosa, teologica, eccetera, di distinguere le varie culture, cioè la cultura domenicana dalla cultura francescana, dalla cultura benedettina, nell'uso del libro. E questo è indubbiamente una cifra veramente importante di questo studio. Oltre al fatto di orientarsi fra testi religiosi che non sono per noi, diciamo così, di frequentazione quotidiana, salteri, breviari, omeliari, antifonari, libri d'ore, eccetera, eccetera. Cioè una materia veramente difficile, ma un ambito disciplinare a sé, dopo quello giuridico, dopo quello medico. Noi abbiamo adesso una serie di testi a carattere religioso, ecclesiale e teologico, in cui Rodolfo dimostra di muoversi veramente a suo agio. Ora, questa cultura, in particolare quella agostiniana, ha preso due fondamentali figure, che sono quelle di Giacomo Filippo Foresti e di Ambrogio Calepio, entrambi agostiniani. Dunque, il Foresti, che muore nel 1520 e quindi è personaggio ancora del trapasso fra 4 e 500, e anche Calepio, che muore nel 1511, un po' prima, insomma, sono due personalità veramente fondamentali con cui la cultura bergamasca così non solo importa in qualche modo ed è ricettiva delle culture altre, ma anche esporta, perché il caso, per esempio, del dizionario del Calepio è l'occasione da parte di Rodolfo di osservare l'enorme fortuna italiana e poi europea di questa opera lessicografica. Ora, le due opere, sia quella del Foresti, di cui non ho accennato, ma è una cronaca, diciamo così, è un supplementum chronicarum, insomma, edito a Venezia nel 1483 e che intende dare, diciamo così, una descrizione della storia a partire dall'epoca più antica, insomma. È una descrizione storica secondo un impianto annalistico in 15 volumi e diciamo che ha un'infinità di digressioni, quindi è un'opera a carattere enciclopedico in cui si può ritrovare un po' di tutto. E poi quest'opera appunto di Foresti ha una parte invece estremamente innovativa, che è costituita dagli indici. Sono ben 7 gli indici tematici e delle opere che Foresti mette nella sua opera, e da questo punto di vista Rodolfo osserva molto correttamente che questa indicizzazione, che di per sé non è un fatto nuovo, però
In quelle modalità, ecco, come dire, precorre la grande indicizzazione rinascimentale che è stata quella di Konrad Gessner, l'umanista zurighese, nella sua Biblioteca Universalis, o di un umanista tedesco come Trithemio nelle sue opere ecclesiastiche. Quindi c'è indubbiamente una notevole capacità di leggere anche questi testi, diciamo così, molto particolari. Oltretutto, per uno storico del libro ed un fruitore degli archivi come Rodolfo, la documentazione che abbiamo sulle relazioni sull'opera del Foresti è un invito a nozze, perché noi possediamo per esempio il contratto tra Foresti e il tipografo Bernardino Benaglio di Bergamo, con il resoconto molto preciso delle spese di stampa, delle vendite dei volumi, della diffusione dell'opera, eccetera, eccetera, che costituiscono un'importantissima parte di questo capitolo. Ora invece, dicevo, l'altra opera fondamentale è quella di il Dictionarium di Calepio, che appare nel 1502 e che raggruppa 20.000, quasi 20.000, un po' di più di 20.000 lemmi all'indirizzo di, si può immaginare, di coloro che volevano imparare la lingua latina. Ora, il dizionario del Calepio ha immediatamente una straordinaria fortuna italiana, dicevo, del numero di ristampe fra 1500 e 1520, nei primi vent'anni del Cinquecento, sono ben 24 le stampe italiane e 6 quelle estere. E poi però questo dizionario diventa in Europa una sorta di macchina che viene rinnovata attraverso l'inserimento di lingue diverse fino alla ristampa completa di Basilea del 1584, che comporterà ben 8 idiomi oltre l'italiano: il greco, l'ebraico, il tedesco, il francese, lo spagnolo, eccetera, eccetera, eccetera. Ecco, tutto questo dimostra come un centro come Bergamo, attraverso un'operazione che sarebbe difficile per noi fare parlare, com'è l'opera lessicale, lessicografica di Calepio, come un centro come Bergamo parli in realtà all'Europa. Ecco. Il terzo capitolo, molto interessante, è sulla cultura letteraria e la cultura storico-antiquaria a Bergamo, e anche questo si divide in due parti. Nella prima Rodolfo insegue, come dire, il lascito, l'eredità di Petrarca, e nella diffusione della cultura, e Petrarca, ricordiamo che a Bergamo passa nel 1359 e abbiamo tracce nelle familiares, nelle sue lettere, nelle familiares e nelle seniles, di questo soggiorno importantissimo. E però poi c'è tutta una parte, diciamo così, di lascito petrarchesco che è legato ai codici, dei canzonieri di Trionfi, che vengono esemplati a Bergamo e territorio fra 300 e 400. Ora, io non ho la possibilità evidentemente di ricordare tutto, ma almeno un fatto vorrei ricordarlo: esiste un manoscritto che oggi è un manoscritto bergamasco, esemplato nel 1457, dei Trionfi e del Canzoniere, da un personaggio che appartiene a una delle maggiori famiglie ghibelline di Bergamo, cioè i Suardi. Questo personaggio si chiama Armachide Suardi. Bene, in questo canzoniere per la prima volta noi troviamo il titolo di canzonerium, cioè canzoniere, per quelli che sono i rerum vulgarium fragmenta. Ora, Guglielmo Gorni, che è d'origine bergamasca, studioso bergamasco trapiantato a Ginevra e con cui ho avuto il piacere e l'onore di lavorare per 20 anni,
ma anche per esempio Nadia Cannata e altri, hanno come dire, indagato le titolazioni sotto cui l'opera di Petrarca va. Però nessuna di queste ha ricordato che il primo esempio di intitolazione moderna, diciamo così, del canzoniere di Petrarca lo si deve a un documento bergamasco, al canzoniere esemplato appunto dal Suardi, copiato dal Suardi nel 1457. Ora, questa cultura petrarchesca a Bergamo lascia delle tracce. Per esempio, abbiamo un poeta importante come Guidotto Prestinari, che è stato studiato da un altro studioso, diciamo così, non di Bergamo, ma a Bergamo molto presente, che è stato Giorgio Di Lemmi. Prestinari è in qualche modo il primo poeta in volgare che la tradizione bergamasca ha fra fine 4 e inizio 500. Ora, l'analisi delle poesie di Prestinari offre l'occasione di nuovo a Rodolfo per allargare il cerchio e passare da quello che è una dimensione, diciamo così, poetica, tutto sommato ristretta, a una geografia più ampia attraverso le relazioni che il Prestinari ha con i poeti, per esempio, della Milano sforzesca di fine 400, Gasparo Visconti, il Fregoso, oppure altri poeti che ruotano in corti italiane. Penso a Niccolò Correggio, o a un poeta come Niccolò Amagno, eccetera, che sono poeti, diciamo così, attivi nella civiltà di fine 4, inizio 500. La seconda parte di questo terzo capitolo invece è dedicato alla cultura antiquaria. Ora, qui è veramente, direi, una delle parti più, a mio avviso, più affascinanti del volume di Rodolfo, perché la cultura antiquaria è letta, direi, tafurianamente, insomma, come avrebbe forse probabilmente fatto Manfredo Tafuri, insomma, in quella sua capacità di correlare l'antico con il moderno, è letta appunto in funzione di una fondazione del mito di Bergamo antiveneziana. O meglio, Bergamo evidentemente il territorio è sotto ormai il dominio della Serenissima, ma questa cultura antiquaria degli Zanchi, del Bellafino e di altri, in qualche modo intende indagare se è possibile trovare un'origine anche più antica di quella romana per Bergamo. Insomma, intende affermare le ragioni e le ambizioni di Bergamo di fronte al governo appunto veneziano. Ora, dicevo, è una parte affascinante perché qui si tratta di raccolte antiquarie, di raccolte epigrafiche. Per esempio quella straordinaria di Gian Crisostomo Zanchi, pubblicata nel 1531 e che è dedicata a Pietro Bembo. Ora, questa è un'opera straordinaria, il De origine Orobiorum e Cenomorum, che appunto in forma di dialogo presenta una serie di ipotesi sulle origini antiche di Bergamo. Ma ecco, accanto a queste ci sono anche per esempio altre opere della stessa natura, e cioè antiquarie. In fondo, che cos'è il significato di tutta questa cultura antiquaria che deriva anche dall'eredità che Petrarca ha lasciato fra Padova e Venezia e poi appunto nel Bergamasco? È la rivendicazione, il modo di ribadire di fronte a Venezia le caratteristiche di Bergamo, affinché appunto, nonostante la situazione di subalternità, diciamo così, la città ritrovasse un suo profilo e una sua dignità. Um,
Ecco, e con questo passiamo a quella che è la parte, diciamo così, un po' finale di questo libro, e cioè passiamo all'ultimo, attraverso la fine del terzo capitolo e poi al quarto capitolo, che è l'ultimo capitolo del libro, passiamo alla cultura invece volgare elaborata a Bergamo. Allora, qui devo dire che la ricerca è ancora di più che forse altrove, ma direi un po' in tutto questo libro, di primissima mano. E cioè Rodolfo Vittori esamina poeti e poetesse come Giovanni Bressani, per esempio, che è autore di una raccolta di tumuli in tre lingue, latino, volgare e dialetto bergamasco, apparsi nel 1558, oppure anche le poesie, per esempio, di una donna importante, Lucia Albani, di cui appunto Rodolfo ricostruisce il profilo culturale e familiare. Ora, ci sono poi anche altri letterati, insomma, per esempio una donna molto importante di cui Rodolfo si occupa, una poetessa importante di cui Rodolfo si occupa, è Isotta Brembati, più tarda, nasce nel 1530, e che è una donna molto conosciuta a Bergamo, ritratta due volte da Moroni, insomma ricordata dai Tasso nelle loro opere, in relazione con Girolamo Ruscelli e quindi l'editoria veneta, con Ludovico Dolce, con lo Speroni, che vuol dire le Accademie di Padova, eccetera. Cioè, ancora una volta, una personalità che apre delle prospettive e che Rodolfo indaga. Ora vorrei attirare l'attenzione su questo personaggio che è Giovanni Bressani, perché fondamentalmente Bressani scrive in italiano, scrive in latino e scrive in dialetto bergamasco. Ebbene, chi legga, come abbiamo fatto Rodolfo, come ho fatto io, insomma, dando il contributo che è stato ricordato su Italic del 2020, constata che la produzione poetica in volgare e quella latina sono assai più modeste di quello che Bressani è capace di fare quando scrive in bergamasco. Il dialetto bergamasco è veramente, la poesia in bergamasco di Bressani è veramente straordinariamente interessante e vivace rispetto a quella latina e volgare. Ma Bressani è interessante anche per una serie di aperture, perché i tumuli del 58, la raccolta dei tumuli uscita postuma nel 1558, apre su una galleria di persone, personalità, letterati, uomini politici, eccetera, bergamasche, sostanzialmente bergamasca. E anche però per un altro fatto, e cioè per l'ammirazione, per l'attenzione che Bressani ha per un grande umanista dell'Europa del Cinquecento, che è Erasmo. Noi troviamo nelle poesie di Bressani diverse menzioni di Erasmo, menzioni elogiose, naturalmente, che hanno fatto anche immaginare una possibile adesione agli ideali erasmiani da parte di uno storico della letteratura, Mario Cantella, tanti anni fa. Forse non è da non bisogna aggiungere a tanto, si può semplicemente considerare che l'ammirazione di Bressani per Erasmo è dovuta, come spesso capita in Italia a quest'epoca,
all'aspetto, diciamo così, letterario e umanistico del personaggio. La recezione italiana di Erasmo dimostra la capacità degli letterati italiani di sceverare quello che è l'Erasmo umanista e letterato da quello che è, diciamo così, l'uomo morale, l'uomo di chiesa, eccetera, eccetera. Ecco, non c'è quindi, non ci sarebbe a mio avviso, ma anche a nome di, anche a avviso di Rodolfo, un vero e proprio erasmismo del Bressani, ma ci sarebbe, diciamo così, un'adesione alla sua cultura umanistica in senso lato. Ora il discorso invece su Lucia Albani e su Isotta Brembati è notevolmente diverso. Quello che fa Rodolfo in questi capitoli assolutamente straordinari è quello di ricostituire una rete che si appoggia alla dimensione familiare o alla dimensione amicale, ma insomma una rete di rapporti culturali di queste due donne, le quali fra l'altro tenevano, in particolare la Brembati, importanti, come dire oggi si direbbe, salotti, ecco, letterari. Ora, in questi salotti letterari, in questi circoli, in questi cenacoli che si riunivano intorno sia all'Albani da una parte che alla Brembati dall'altra, circolano molti intellettuali, molti uomini di lettere, eccetera, che fanno appunto l'interesse di questi cenacoli. In particolare, per esempio, la Lucia Albani, della Lucia Albani, Rodolfo ha ritrovato un carteggio con Pietro Gradenigo. E Pietro Gradenigo è un personaggio straordinario perché è il marito della figlia di Pietro Bembo, quindi l'apertura che porta l'inchiesta di Rodolfo sulle relazioni fra Albani e Pietro Gradenigo è un'apertura che ci conduce dritti a Venezia e alla cultura più in vista della Venezia di primo Cinquecento. Ma sono molte le cose che Rodolfo ha indagato di prima mano. Per esempio è suo il ritrovamento di un dialogo filosofico dell'Albani, di cui non si aveva assolutamente notizia, ma che purtroppo appunto non è stato ancora identificato, ma di cui c'è testimonianza appunto nei vari carteggi che Rodolfo ha, compulsato. Senza dire che entrambe queste donne, l'Albani e la Brembati, poi sono ospitate nelle più grandi antologie del secolo. Allora, la metà del Cinquecento è il momento in cui tutta una serie di antologie poetiche vengono pubblicate e in queste antologie noi ritroviamo anche molti autori bergamaschi e queste due appunto importanti poetesse. Ora arrivo con questo al quarto, sperando di non aver preso troppo tempo, del quarto capitolo, che è sostanzialmente il quarto capitolo introduce all'ambiente tassiano, e cioè attraverso questi cenacoli bergamaschi ci si avvicina al retroterra che sarà quello di Bernardo Tasso e di Torquato Tasso. Ora qui Rodolfo indaga due o tre intellettuali fondamentali, ma che sono altrettante finestre su un mondo molto più, come ho cercato di spiegare finora, molto più ampio. Pietro Spini, per esempio, che è una specie di signore in villa, insomma, e Francesco Bellafino, che invece è un po' il suo opposto, cioè un cancelliere radicato nella vita del comune, della città di Bergamo, eccetera. E appunto Rodolfo si concentra su questi due letterati della Bergamo del Cinquecento e su una serie di altri personaggi, insomma, identificando, o meglio utilizzando, quella che uno storico anglosassone, Harold Love, aveva utilizzato in un'altra occasione, e chiamando questa comunità che si riunisce intorno a questi salotti, a questi personaggi, eccetera, una sorta di
scribal community, cioè un mondo che elabora idee comuni, che riflette sui testi, che corregge e si scambia testi di poesia o di altro, che si invia pareri letterari su singole opere. Per esempio Rodolfo ricorda una discussione sull'edizione del Decameron di Ruscelli dei primi anni 50, che ha luogo in ambito bergamasco, e così via. Insomma, e cioè questo ambiente che Rodolfo indaga così bene, sostanzialmente è un po' il retroterra di quel fenomeno tipografico fondamentale che a metà del Cinquecento sono poi le antologie, i libri di rima, eccetera. Ecco, e quindi ne discende anche una interpretazione diversa, per esempio, di quello che è di sono le antologie più ricche, non diversa, ma è più ricca di quelle che sono le antologie poetiche del Cinquecento. Ora, una delle caratteristiche dell'analisi di Rodolfo è quella di interpretare questi fenomeni letterari alla luce delle appartenenze politiche delle famiglie, e per esempio appartenenze guelfe o ghibelline, come il caso per esempio dei Suardi, oppure imperiali, filoimperiali, oppure per ordini, diciamo così, più antichi, eccetera. Ora, tutto questo naturalmente porta a una maggiore complessità del panorama bergamasco e è direi una delle grandi qualità di questo libro. Ora, io non so quanto tempo ho ancora, ma credo che devo avviarmi a conclusione. Insomma, questo ambiente bergamasco così finemente mappato, così finemente indagato, è naturalmente a un certo punto, trova a un certo punto in qualche modo il suo momento di maggiore celebrità nella figura di Torquato Tasso. Ora, di Tasso, del padre prima Bernardo e poi di Torquato, Rodolfo indaga appunto le relazioni che lui chiama di patronage, cioè di padronato, con le famiglie bergamasche, e i rapporti per esempio con gli Albani, con la famiglia degli Albani, o con altri personaggi. In particolare per Torquato Tasso la famiglia degli Albani è veramente importante, perché non soltanto perché per Lucia Albani, ma anche a cui Tasso peraltro, che Tasso peraltro omaggia in vari testi, ma anche per esempio per quel Girolamo Albani, che è un cardinale con cui Tasso ha relazioni dirette, insomma. E poi appunto in questo ambiente emerge perlomeno un personaggio veramente importante per le vicende tassiane, che è Giovan Battista Licino. Ebbene, il Licino di cui Rodolfo ricostruisce la figura, come anche quella di un altro bergamasco, Angelo Grillo, sono due personalità strettamente legate alle vicende di Tasso, e in particolare il Licino è fondamentale per la promozione delle opere di Torquato Tasso, e per varie opere di Torquato Tasso, che fra l'altro Licino stampa, a volte anche, bisogna dire, senza avere avuto l'approvazione dell'autore, quindi fa delle operazioni un po' avventurose, ma che comunque è importante per questo programma di diffusione dell'opera di Tasso, che di fatto è un fatto culturale in sé. Ecco. Ora, dopo questo capitolo, appunto, dove appunto si vede sempre la centralità, come dire, della cultura libraria per Rodolfo, eccetera, il libro si chiude con quello che è il primo tipografo attivo a Bergamo, cioè Comino Ventura. Comino Ventura, che è attivo diciamo dal 1578 al 1616, ha un enorme catalogo tipografico,
Di quasi la metà delle opere di Comino Ventura sono opere a carattere letterario, e questo Rodolfo lo mette molto bene in vista, e appunto il libro si chiude con l'analisi di questo importante carattere tipografico. È la prima volta in cui Bergamo ha una tipografia. Prima gli umanisti di Bergamo o di altri posti andavano a stampare, per esempio, a Brescia. Brescia è un posto molto importante per la stampa, ma a partire dal 1578, appunto, con Comino Ventura, noi abbiamo anche una impresenza tipografica. E quindi questo centro, Bergamo, che era privo di istituzioni perché non aveva una corte, se non si considera una corte questo ambiente vicino al Colleoni, eccetera, che non aveva un'università, per cui si andava a Padova, che non aveva una tipografia, ecco, comincia invece ad avere una dimensione importante. Ecco, vorrei chiudere su questo dicendo che la grande qualità di questo libro è una enorme capacità di mettere in relazione dati documentali di così eterogenea provenienza e natura, e di ricostruire però un affresco della civiltà bergamasca fra 4 e fine 500, che indubbiamente resta come un modello, io credo, anche per altri centri, diciamo così, di non proprio primissima grandezza, ecco, non per Venezia, non per Firenze, non per Milano o Napoli, ma per centri in cui il lavoro bisogna ancora che sia fatto, insomma. Ecco, l'esempio di Rodolfo Vinturi, di questo bel libro di Rodolfo Vittori, credo che farà scuola anche per altre monografie. Vi ringrazio dell'attenzione, forse sono stato troppo lungo, spero di no, ma insomma, ecco, ho voluto rendere conto del lavoro di Rodolfo come meritava. Grazie. Grazie professor Danzi, non è stato troppo lungo, anzi ci ha restituito con precisione, peculiarità, insomma, la ricchezza del volume di Rodolfo, quindi probabilmente la lunghezza è anche un po' dovuta al fatto che il libro era ricco e le cose da dire erano veramente tante. La ringrazio veramente. Adesso cedo la parola a professore Marco Pellegrini, professore ordinario di storia moderna e storia rinascimentale presso il Dipartimento di Lettere e Filosofia dell'Università di Bergamo. Professor Pellegrini è uno specialista di storia rinascimentale, ha curato il 12° volume delle Lettere di Lorenzo de' Medici e ha pubblicato biografia del cardinale Ascanio Sforza, fratello di Ludovico il Moro. Al suo attivo numerose pubblicazioni e collabora con il programma Storia delle nostre città in onda su Rai Storia. Voglio ricordare i volumi più recenti: La guerra santa contro i turchi, La crociata impossibile di Carlo V, pubblicato presso il Mulino nel 2015, Umanesimo, il lato incompiuto della modernità, Le guerre d'Italia, 1494-1559, e dello scorso anno, Savonarola, del 2020, e Savonarola, profezia e martirio nell'età delle guerre d'Italia. Quindi cedo volentieri la parola a Marco Pellegrini, che introdurrà appunto la sua relazione. Grazie Presidente, grazie convenuti, e un omaggio particolare a Rodolfo Vittori, che ha compiuto davvero un'impresa memorabile, e noi siamo qui a cercare di rendere onore a questa fatica di una vita, che però davvero ha prodotto un libro veramente monumentale, pieno di spunti, pieno di informazioni. Naturalmente qualsiasi resoconto deve essere sintetico e quindi, come dire, non potrà dare sufficientemente l'idea della ricchezza del contenuto. È un libro in cui si possono trovare davvero informazioni nelle direzioni più svariate, e pertanto poi si presta anche a riconsiderazioni molteplici. Quindi il percorso che io adesso tenterò di delineare è solo uno
dei tanti percorsi possibili dentro un libro che si presta appunto a fruizioni di vario ordine. E in modo particolare il mio percorso prenderà spunto proprio dalle ultimissime considerazioni proposte da Massimo Danzi in chiusura della sua presentazione, cioè relativamente alla fisionomia di Bergamo, città che non è effettivamente sede di una corte, men che mai è sede di uno studio universitario, è una città quindi, come dire, estremamente rappresentativa di quella che è una città che finisce per essere suddita in un organismo pluricittadino che è lo Stato territoriale del Rinascimento e che però non possiamo definire periferia e nemmeno possiamo definire provincia, cioè queste categorie non si attagliano a questa città, ma più in generale alla città italiana del Rinascimento che viene assorbita, ma appunto vedremo in che maniera, dentro un organismo politico statuale che ha delle sue dinamiche culturali che si conciliano con la mutazione che nel frattempo interviene all'interno di questo microcosmo cittadino grazie a questo processo straordinario di attivazione di energie, di modernizzazione che è il Rinascimento. Infatti il libro di Rodolfo Vittori copre un arco cronologico piuttosto ampio, sostanzialmente muove dal tardo Medioevo, sottolineo che l'arco cronologico dichiarato nel titolo, cioè 1480 e 1600, non è totalmente rispecchiato dal contenuto del libro, perché in realtà il libro giustamente inserisce una serie di digressioni che fanno partire anche la ricostruzione anche da molto prima, quindi diciamo così genericamente un tardo Medioevo, e comprende e supera addirittura il momento, il segmento cronologico definibile come Rinascimento e si conclude con un periodo che potremmo definire il manierismo, quindi tardo Cinquecento appunto, che è un periodo che a sua volta ha già metabolizzato tutto il dramma che c'è in mezzo, che è quello che è connesso al Rinascimento e a questo straordinario momento di fioritura che però apre problemi assolutamente inediti, che è l'affacciarsi della riforma con tutte le sue sfide e della controriforma ovviamente in questo ambiente cittadino. Quindi è un libro che presenta un'età di transizione e di riorganizzazione del panorama culturale cittadino che corrisponde a un formidabile momento di crescita culturale, anzi crescita del processo di acculturazione del microcosmo bergamasco. Quindi un microcosmo in evoluzione, in crescita sicuramente, da molti punti di vista. Tra un attimo anche focalizzeremo la tematica dei primati che Bergamo riesce a mettere a segno proprio in questo momento sul piano culturale e che potremmo ricondurre appunto al concetto di transizione all'età moderna, con tutto quello che vogliamo dire appunto con questo concetto. Non lo chiariamo adesso, ma lo chiariamo via via. Quindi la modernità che irrompe a Bergamo, come dappertutto ovviamente in quest'epoca, ma che a Bergamo appunto produce una serie di fenomeni peculiari. Sul piano politico diciamo innanzitutto che è un'età di stabilizzazione, del dominio veneziano, il che significa che Bergamo in qualche modo accetta, diciamo sono processi ovviamente di lunghissimo periodo e che sono totalmente preterintenzionali, ma accetta o deve accettare la fisionomia di città suddita di una dominante estremamente particolare come la Serenissima. Ogni stato italiano del Rinascimento ha una sua identità che è irriducibile, ma la terraferma veneta ovviamente lo è in modo particolare proprio perché dipende da una dominante che è contemporaneamente una città di terra e di mare, e questo poi lo vedremo tra poco cosa vuol dire per il patriziato bergamasco anche in pieno Cinquecento essere soggetti a una dominante come Venezia, perché significa ad esempio vivere anche qui in piena pianura padana l'epopea della guerra contro i turchi, perché è come dire la prima linea ideale è Venezia e lo Stato veneziano
non importa se poi si tratta di città di terraferma. Ma non saltiamo i passaggi. Diciamo che intanto c'è una trasformazione dell'aristocrazia bergamasca, che in primo luogo dal punto di vista politico è stato citato appunto poco fa un personaggio importante della famiglia Suardi, vede in realtà l'arretramento, non proprio la scomparsa, ma certamente l'arretramento della componente ghibellina, che è stata così protagonistica nel tardo Medioevo, ma che con il passaggio alla dominazione veneziana viene sostanzialmente mondata e viene relegata in disparte e costretta appunto in qualche modo a una metamorfosi. E più in generale quindi c'è un tentativo di omogenizzazione di quello che è il ceto dominante, che per la verità è difficile, è citato fra l'altro nel libro di Rodolfo il trattato sulle fazioni che viene pubblicato dal Barozzi nel tardo 400 e che prende a spunto proprio la realtà bergamasca, che da questo punto di vista è dolorosamente rappresentativa di fenomeni che ancora a quest'epoca sono refrattari a un disciplinamento. Ma quindi, a parte questo difficoltoso adattamento, dobbiamo però registrare già nel pieno 400 una riconfigurazione del ceto dirigente bergamasco. Possiamo definirla in una formula, che vale quello che vale, come un passaggio da una aristocrazia di stampo tardo medievale a un patriziato, che è il ceto dirigente cittadino di età moderna, che assume una connotazione molto forte anche in termini di casta, con un'attenzione molto più pronunciata rispetto al passato verso la gestione delle dinamiche della cultura, quello che abbiamo appena sentito da Massimo Danzi relativamente al Cinquecento, cioè le famiglie bergamasche costituiscono circoli culturali. Ed è stato detto molto bene da Massimo poco fa che queste dinamiche non sono dinamiche di corte, ma il prodotto di queste dinamiche è in qualche modo assimilabile a tanti altri aspetti della civiltà, appunto ad esempio delle corti padane, che sono attive in questo stesso momento. Esiste la tendenza a costituire una coinè, una sorta di comunità, una comunità scrittoria, una scribal community, come è stato detto, ma è diciamo anche una comunità di pratiche culturali, di atteggiamenti, di modi di pensiero, di mode anche. Ebbene, tutto questo deve essere conciliato con una riscrittura della fisionomia del ceto dirigente bergamasco, che per ovvie ragioni si deve presentare anche come un ceto in qualche modo fedele alla dominante. Questo è un processo estremamente difficile e controverso. Massimo Danzi ha specificato poco fa che ci sono dinamiche anche esattamente contrarie, cioè nel momento stesso in cui ci si adatta e ci si integra in uno stato territoriale pluricittadino, si rivendica l'unicità, la specificità. Ha citato l'opera appunto interessantissima di Gian Crisostomo Zanchi sull'origine di Bergamo come pre-romana, pre-veneziana, questi orobi che sarebbero addirittura discendenti, comparirebbero dopo il diluvio universale, fondamentalmente, come viene ricordato nel libro di Rodolfo, e che è un tentativo assimilabile a tanti altri compiuti in questa congiuntura storica di costruire una genealogia. Una genealogia di queste società locali che sono più che mai dei microcosmi gelosi della propria specificità, ma proprio nel momento in cui però accettano di far parte di una comunità pluricittadina che è uno stato che oltretutto riconosce anche una dominante. Ora è molto interessante questo processo, perché a Bergamo ha una cerchia che in qualche modo funge da traino. E questo è un merito fra i molti del libro di Rodolfo, lo ha chiarito in maniera davvero inequivocabile, ed è la cerchia dei diciamo aderenti e poi anche eredi materiali e spirituali dell'ascito di Bartolomeo Colleoni. È la cerchia colleonica che fa da traino per questa riscrittura della fisionomia, ma anche della memoria cittadina, che porta poi Bergamo
a considerarsi parte dello Stato da terra, della terraferma veneziana. Lo si vede molto bene attraverso la riscrittura che questa stessa cerchia compie della figura di Bartolomeo Colleoni, che post mortem, quindi a pochi anni dalla sua scomparsa, diventa in qualche modo oggetto di un'apoteosi, e questo fra l'altro lo riconduciamo molto bene anche alla costruzione della Cappella Colleoni e all'ideazione della sua facciata, che ci racconta un personaggio diverso da quello che Colleoni è stato in vita e anche come è stato percepito. Cioè, da signore della guerra e diciamo quindi da capitano di ventura con tutti gli aspetti estremamente disdicevoli che un ruolo del genere comportava, ricordiamoci, sono dei ricattatori i capitani di ventura, sono dei taglieggiatori, sono degli imprenditori della violenza, fanno la fortuna a spese della rovina di tanti, sono personaggi equivoci anche sul piano morale, ricordiamolo questo, ma post mortem Colleoni diventa l'autore di una, come dire, un ordine generale delle cose d'Italia, un pacificatore delle cose d'Italia, cioè quel ruolo che ha avuto negli ultimi anni di tutore dell'ordine, ma nel senso del consolidamento dello Stato da terra veneziano, come dire, guardiano sul confine verso Milano, diventa in questa riscrittura una sorta di missione ordinatrice, pacificatrice del mondo italiano. Quindi un'elevazione di grado, da condottiero diventa quasi uno statista, e l'autore precocissimo di questa apoteosi di Colleoni è proprio il già citato Giovanni Michele Carrara, cioè il grandissimo medico umanista, e ne ha già parlato ampiamente Massimo Danzi, quindi non sto a ripetere, ma che è veramente una figura centrale, anche perché ricordiamo che è non solo un grandissimo intellettuale poliedrico, ma è anche un personaggio al servizio del mondo dei capitani di ventura, perché dopo aver prestato servizio per il Colleoni va a servizio di Roberto Sanseverino, e Roberto Sanseverino, che è capitano della Repubblica di Venezia, è un grandissimo protagonista proprio del mondo dei condottieri, e è un personaggio che muore in battaglia combattendo presso Trento nel 1487, e la sua morte lascia poi Giovanni Michele Carrara libero di tornare poi a Bergamo, dove morirà però 3 anni dopo. Ma ripeto, va visto appunto tutto questo nel contesto della costruzione dello Stato di terraferma e delle sue dinamiche politiche, ma in questo caso anche militari. Ricordiamo che Gian Michele Carrara è anche uno storiografo, è un analista, cioè è un personaggio veramente polivalente, che oltre a essere quindi un medico, un fisico, quindi un cultore delle scienze naturali, pratica anche la storiografia umanistica, e la storiografia umanistica si contraddistingue per questa volontà di razionalizzazione a posteriori di tutti questi eventi che sono caotici di per sé, che sono gli eventi del 400 italiano legati al processo di state building, di costruzione dello Stato italiano del Rinascimento. Quindi Carrara va sicuramente, come Rodolfo Vittori fa egregiamente, va veramente posto in primo piano come un grande protagonista non solo della scena culturale bergamasca, ma più generale direi del nord Italia e dello Stato da terra veneziano. E con lui e con tutta la cerchia colleonica, a questo punto è chiaro che ci sono degli interessi anche materiali di questi aderenti, fra i quali comprendiamo anche gli antichi e originari padroni di casa di Maria Mencaroni Zoppetti, che vive e ci mostra appunto il suo habitat in un palazzo che proviene proprio da questa cerchia e che quindi presenta uno straordinario repertorio iconografico. Questo è stato messo in rilievo dalla stessa Maria Mencaroni Zoppetti, che è strettamente legato all'ideazione della decorazione della Cappella Colleoni, ed è un modo per recepire l'umanesimo classicista a Bergamo, quindi petrarchismo da una parte, classicismo, culto anche imperiale nel senso degli imperatori romani, nel senso quindi della grande storia di Roma, in chiave retorica,
ma dietro c'è un programma sicuramente di aggiornamento, vorrei dire, di profondo rinnovamento della pedagogia e delle pratiche culturali della città. Cioè c'è in ballo l'adozione di un codice rappresentativo nuovo, e questi stanno facendo la storia della cultura bergamasca, e ripeto, si tratta sicuramente di un ambiente, chiamiamola una cerchia, a suo modo innovatrice, a suo modo di avanguardia. Ed è così che arriva l'umanesimo a Bergamo, perché non è più solo una questione di comparsa di personaggi pure straordinari come la dinastia dei Barzizza, che sono dei docenti, sono degli insegnanti, che però sono in realtà operativi altrove, quindi sono sì rappresentativi della crescita di un umanesimo bergamasco, ma fruttificano fuori e non incidono concretamente nel mutamento del paesaggio culturale cittadino. Invece questi sì, Gian Michele Carrara, questi altri personaggi che appunto gravitano in questo ambiente, sicuramente formano un circuito umanistico, e questo altera, cambia la fisionomia della città e la mette in dialogo con un mutamento più generale che fra l'Italia e l'Europa sta cambiando i connotati del paesaggio intellettuale, ma anche monumentale, delle città monumentale, e faccio riferimento una volta di più alla Cappella Colleoni. Che tipo di umanesimo è? È un umanesimo che passa attraverso il circuito veneziano, veneto, perché va ricordato, come già ha fatto molto bene Massimo Danzi, e ci tengo però a ripetere questo dato perché è davvero un cardine di tutto questo processo, va ricordata la formazione padovana di tutti questi personaggi, e in effetti diciamo che il passaggio di Bergamo, l'integrazione di Bergamo dentro l'organismo territoriale della terraferma veneta, conosce un principio di stabilizzazione direi decisivo proprio nel momento in cui il ceto dirigente bergamasco va a studiare massicciamente a Padova. Quindi esiste questo filtro patavino, che è a sua volta un veicolo di modernizzazione, perché esiste anche una modernità patavina che è ricordata molto bene nel libro di Rodolfo. L'università di Padova nel 400 è un foyer di novità, di proposte estremamente sollecitanti. Ha ricordato poco fa Massimo Danzi il grandissimo teologo Paolo Veneto, Paolo Nicoletti, Paolo Veneto, appunto, che è oggetto fra l'altro di una rivalutazione anche negli ultimi decenni. Sono personaggi importantissimi i docenti all'Università di Padova, non solo nel campo della medicina, ma anche della giurisprudenza e della teologia. E quindi si capisce molto bene anche il perché dei giuristi che sono andati a Padova a studiare e poi tornano a Bergamo contribuiscono alla diffusione di questo nuovo modo di praticare la cultura. E qui non ripeto appunto quanto è stato già detto egregiamente intorno all'importanza delle biblioteche dei giuristi, che sono probabilmente per noi la migliore testimonianza che possiamo avere appunto di questo consolidamento di un'identità culturale che sta appunto orientandosi appunto sulla ricezione della cultura padovana e della scuola padovana, la scuola del commento, come è stato ricordato molto bene nel libro di Vittori. Ma voglio ricordare, e questo lo faccio anche perché come dire, penso che davvero questo sia uno degli aspetti di maggior pregio del panorama bergamasco quattrocentesco, che Padova è importantissima anche per l'insegnamento della teologia, secondo indirizzi che metabolizzano l'averroismo e però restano nell'ambito dell'ortodossia. Questo lo spiega molto bene appunto Rodolfo. Ed ecco perché è da questo mondo che poi discendono anche grandi talenti teologici che poi a Bergamo portano quei risultati che sono stati ricordati
a proposito delle biblioteche conventuali, soprattutto dei domenicani di Santo Stefano, no? E degli agostiniani di Sant'Agostino, cioè sono le osservanze. Allora, questo è un altro aspetto importante di integrazione della realtà bergamasca nel mondo ideale e ma anche istituzionale promosso dalla Serenissima come dominante, perché le osservanze sono patrocinate dalla Repubblica di Venezia, che ha una sua visione della riforma della Chiesa, che è una visione ovviamente in qualche modo rispettosa della continuità con la tradizione, ovviamente si pone come cattolica, però è molto molto attenta a favorire i germi di novità, soprattutto nel clero regolare e soprattutto nel clero osservante. Quindi, come adesso dirò molto brevemente, perché vorrei veramente limitare a poche osservazioni il mio intervento, dal momento che Massimo Danzi, che mi ha preceduto, ha parlato con grande autorevolezza di tutta quanta la struttura del libro, e quindi noi sappiamo già poi di cosa parla questo libro. Io mi permetto solo di fare qualche affondo qua e là su questo panorama, direi soprattutto tardo quattrocentesco, che è ricostruito molto molto bene appunto nei primi due capitoli del volume di Rodolfo, e voglio ricordare che ci sono alcuni protagonisti del mondo delle osservanze a Bergamo che sono in grado di dare un contributo a livello europeo, che è uno degli aspetti, secondo me, per cui vale veramente la pena di leggere con attenzione il libro di Rodolfo Vittori e di sfruttarlo, per così dire, a fondo. Quindi salto alcuni passaggi, purtroppo, per ragioni di tempo. Non sto quindi a spiegare, ad esempio, quanto è importante, quanto è indicativa la struttura della biblioteca del convento domenicano di Santo Stefano, che Rodolfo ricostruisce esemplarmente attraverso degli inventari che fra l'altro risalgono alla stessa congiuntura cronologica in cui Lorenzo Lotto e Damiano Zambelli si stanno occupando, dico bene, della decorazione del coro, con la pala che ora sta a San Bartolomeo e con il coro appunto intarsiato, e quindi è il momento straordinario anche della fioritura sul piano artistico. Bene, questo momento è stato preceduto, siamo in questo caso ai primi del Cinquecento, io ora parlo invece dell'ultimo trentennio del Quattrocento, è stato preceduto da una espansione che ha portato ad alcune acquisizioni importantissime, di cui una adesso vorrei appunto un po', come dire, vorrei mettere in rilievo, e cioè il fatto che a Bergamo si forma un grande teologo domenicano osservante del Quattrocento, che è Pietro Maldura, detto Pietro da Bergamo, che è un personaggio di rilievo europeo, tant'è vero che alla fine poi non sta prevalentemente a Bergamo, sta altrove, e fra l'altro è docente allo studio domenicano di Bologna, quindi la casa madre dell'ordine domenicano. Ora, Pietro da Bergamo è famoso come autore della cosiddetta tabula aurea, cioè una sorta di grandissimo repertorio di concordanze dell'opera di San Tommaso d'Aquino. E questo è un monumento straordinario che rivela che cos'è questo principio di modernità nell'ambiente conventuale. Quindi le osservanze nel Quattrocento, a loro modo, sono motore di modernizzazione in un certo modo, che adesso cercheremo di capire. Cioè recepiscono l'esigenza di acculturazione che pervade la società e che ormai non può più essere limitata solamente al mondo dei chiostri, ma si deve rivolgere alla società, la società civile, potremmo dire, alla società, diciamo, lato sensu, la società colta, ovviamente, che tra l'altro sempre più preme per avere un accesso all'informazione, all'istruzione, ma anche in materia religiosa, anche quindi in materia teologica, quindi è questo poi il problema che porterà allo scoppio della riforma. È il mondo del laicato, è il mondo dei non più strettamente addetti ai lavori, che preme per avere accesso alla comprensione,
alla comprensione del fatto religioso, dei misteri della fede. Ed ecco perché queste opere hanno una diffusione molto vasta e si prestano a una consultazione, sono opere di consultazione. Cioè la Tabula Aurea è una indicizzazione delle opere di San Tommaso d'Aquino che è funzionale alle esigenze non più solamente dei docenti che devono preparare le loro lezioni e non più solamente degli studenti che magari devono riprendere l'argomento delle lezioni per preparare non gli esami ma le dispute come allora si facevano. È funzionale anche alle esigenze dei predicatori, ma, e questo è il dato più importante e in qualche modo nuovo, alle esigenze dei confessori che in sede quindi di confessione, di colloquio spirituale, devono orientare spiritualmente un pubblico che è sempre più alle prese con i problemi della coscienza. Cioè siamo in, diciamo, in un momento in cui sta decollando il genere della casistica, cioè è una forma analitica di approccio ai problemi della coscienza. Questo è un fenomeno rinascimentale ed è lo specchio di un approfondimento veramente decisivo del senso dell'individuo e della sua responsabilità morale. E tutto questo sono dinamiche perfettamente percepibili già nel pieno 400. Allora, opere di questo genere facilitano questo processo, che è un processo, diciamo così, di approfondimento e di elevazione in qualche modo, di approfondimento culturale e di elevazione, oltre che ovviamente rispecchiano, parlo della Tabula Aurea di Pietro da Bergamo, un impegno straordinario dei domenicani anche sul piano proprio della didattica. Salto, mi scuso per l'estrema concisione e forse per saltare anche qualche passaggio, ma voglio arrivare al fondo della questione che mi preme un po' sviscerare. Allora, diciamo che la Tabula Aurea di Pietro da Bergamo è stata composta negli anni 70 del 400. Negli anni 80 del 400 appare il Supplementum Chronicarum di Giacomo Filippo Foresti, che è il prodotto splendido di una fioritura analoga che si ha nel convento di Sant'Agostino. E stavolta l'oggetto è la storiografia, è la comprensione della storia, è un'informazione di tipo storico. Come è stato detto molto bene da Massimo Danzi, uno degli aspetti più innovativi dell'opera di Giacomo Filippo Foresti sta nella sua indicizzazione. Quindi una volta di più c'è un problema di fruibilità di questi prodotti culturali. Ecco, questo è il punto che vorrei un pochino far capire. Questa è modernità, comunque la si voglia intendere, e con qualsiasi cosa poi, ora poi sul concetto di modernità possiamo stare a discutere per giorni interi, ma sicuramente questo è un salto verso qualcosa di nuovo, perché è un rapporto diverso con il pubblico e un allargamento, un'apertura della fruibilità dell'opera culturale da parte di un pubblico che non è più solo il pubblico dei chierici e dei claustrali e degli addetti ai lavori. E infine, e qui veramente mi rendo conto che il passaggio è troppo veloce ed è troppo sintetico, ma non voglio tediarvi più di tanto, in questa prospettiva io porrei anche il Dizionario del Calepino, cioè l'opera appunto fondamentale che è stata ricordata e non poteva essere altrimenti da Massimo Danzi poco fa, perché con il Dizionario di Calepino abbiamo finalmente quel dizionario latino che tutta l'Europa colta desiderava e aspettava, e finalmente arriva ad opera di questo infaticabile e molto schivo frate agostiniano bergamasco che dedica tutta la vita a catalogare e a schedare. Cioè è il procedimento di lavoro la grande novità, e la trasposizione di questo procedimento di lavoro in un prodotto culturale, che è un prodotto culturale che ha una larga circolazione. E infine, e davvero diciamo questo, concludo con questo, l'uso dell'arte della stampa si deve proprio a questo spirito pragmatico dei frati. I frati sono pragmatici e hanno un senso, come dire, di aderenza ai bisogni culturali, anche fra l'altro una capacità di monetizzare tutto questo, perché come Rodolfo Vittori ha illustrato benissimo,
e grazie al cielo abbiamo almeno documenti in abbondanza su questo, le opere soprattutto di Foresti, ma anche poi di Calepino, sono intraprese culturali dalle ricadute economiche sostanziose. Foresti soprattutto sembra molto dotato di spirito pratico, per cui riesce a incassare introiti con la sua cronaca, al punto che, a quanto sembra, poi riesce anche a finanziare l'impresa del confratello Calepino, un po' più timido, molto più timido di lui e sicuramente meno a suo agio con il mondo anche, come dire, del laicato e del patriziato, in cui invece Foresti, a quanto sembra, si sapeva muovere molto bene. E comunque nell'insieme è un'impresa che si dedica appunto alla produzione di un prodotto innovativo. È un prodotto innovativo, il dizionario del Calepino, tant'è vero che poi si presta a tutte le metamorfosi che sono state ricordate da Massimo Danzi, cioè va molto oltre le intenzioni dell'autore, diventa un dizionario poliglotta fondamentalmente e si apre appunto a tutta l'Europa colta e a tutta una serie di arricchimenti nell'arco del Cinquecento che sono stati illustrati poco fa. Quindi concludo con queste brevi annotazioni che devono servire unicamente, le considero una specie di tributo, di ammirazione che io sto porgendo al lavoro di Rodolfo Vittori, che è veramente un lavoro notevolissimo. Concludo dicendo questo, che si evince qualche primato che c'è nella Bergamo rinascimentale, ad esempio anche nell'uso del termine canzoniere o canzonierium a proposito delle rime di Petrarca, cioè una società cittadina che pur diciamo in questo profilo un po' inafferrabile, certamente apparentemente non protagonistico, è capace di produrre delle grandi innovazioni, perché malgrado tutto gli ingegni in questo ambiente non mancano e trovano poi il modo anche di produrre proposte, novità che poi in alcuni casi hanno un'irradiazione europea e una durata che sfida i secoli. Vi ringrazio e restituisco la parola al presidente. Grazie professor Pellegrini per questa carrellata, per questo bel inquadramento delle innovazioni, delle modernizzazioni cui va incontro la Bergamo rinascimentale. Per cui adesso penso che sia il momento proprio di Rodolfo Vittori, che è insomma l'autore del libro di cui si è parlato a lungo. Mi rendo conto che presentare Rodolfo Vittori a questa platea è abbastanza inutile. Rodolfo Vittori è ben conosciuto a Bergamo, ma siccome ci guarderanno, siccome questo seminario, mi auguro che sarà visto su YouTube anche da tanti altri, non soltanto bergamaschi, penso che sia il caso proprio di presentarlo. Rodolfo Vittori è laureato in storia moderna nel 1985 ed è docente di filosofia e storia nei licei. È dottore di ricerche di italianistica, titolo conseguito presso l'Università di Ginevra nel 2017. È autore di numerose pubblicazioni a carattere storico e relatore in numerose conferenze e convegni. Ha l'onore di partecipare, di essere socio di Archivio Bergamasco, di cui è stato anche presidente tra il 2011 e il 2014. E oltre ad Archivio Bergamasco è socio pure della Fondazione Ernesto Rossi e Gaetano Salvemini di Firenze. Svolge da anni ricerche nell'ambito della storia moderna e contemporanea e per quanto riguarda la storia novecentesca ha pubblicato con Antonella Braga la biografia di Ada Rossi e ha partecipato alla ricerca nazionale sul neutralismo italiano dal 1914-1915. Ha svolto inoltre ricerche sulla storia del colonialismo e sull'attività antifascista di Ernesto Rossi. In ambito moderno ha pubblicato saggi sulla storia della riforma, della controriforma, delle biblioteche private in età moderna e la circolazione della cultura in età rinascimentale in ambito bergamasco. E questo volume recentissimo, Cultura di confine, che è appunto l'oggetto della presentazione odierna, rappresenta il coronamento di tanti anni di studio, di una decennale attività di ricerca. Per cui, Rodolfo, ti lascio volentieri la parola e stiamo ad ascoltare quello che avrai da dirci. Oh, buonasera a tutti e tutte. Innanzitutto, ecco, ringrazio, insomma,
i presenti, e in particolar modo, insomma, Archivio Bergamasco, rappresentato appunto dal presidente, da Giulio Orazio Bravi, da Cristina Gioia, e per aver organizzato, non solo per aver organizzato questa presentazione, ma anche e soprattutto per il sostegno, insomma, finanziario che è stato dato alla pubblicazione del volume. E poi ringrazio ovviamente anche l'Università di Ginevra, che qui è rappresentata, insomma, da Massimo Danzi, anche qui per un altro prezioso contributo alla pubblicazione di questo volume, che quantomeno è molto voluminoso e molto ricco di pagine. Poi sui contenuti, ecco, non sta a me a giudicare. Devo dire, ecco, francamente, che sono rimasto colpito, insomma, profondamente, insomma, dalle bellissime presentazioni che sono state fatte sia da Massimo Danzi che da Marco Pellegrini, che hanno illuminato la struttura, alcune delle linee fondamentali di questa mia ricerca, insomma, che sono riuscito a pubblicare recentemente, e quindi sono anche un po' imbarazzato, insomma, adesso nel trovare argomenti che non siano già stati toccati, insomma, dai miei illustri relatori. Anche se il materiale non manca, insomma, in un volume di 600 pagine è chiaro che le occasioni di dibattito, di approfondimento non mancano. Ecco, vorrei partire poi proprio un po' da questo, ecco, da cosa non c'è, insomma. Ecco, fino adesso abbiamo sentito, insomma, no, una delle tematiche, alcune delle tesi interpretative contenute nel volume, ma è chiaro che soprattutto forse me ne rendo conto adesso, posteriori, dopo che ho concluso, insomma, questo lungo lavoro di ricerca iniziato già prima, ecco, della tesi di dottorato che ho svolto a Ginevra, già da anni ho iniziato a occuparmi, insomma, già dai primi anni 2000 avevo cominciato a occuparmi, insomma, di storia delle biblioteche in età moderna a Bergamo, e man mano che andavo scoprendo così alcune biblioteche, ecco, i primi studi che ho fatto era sulla biblioteca di due maestri cinquecenteschi bergamaschi, e man mano che, insomma, stavo raccogliendo documenti, emergeva un'idea di un panorama, di un paesaggio culturale, come è stato definito, assai complesso e variegato, no? Molto più complesso e variegato di quello che la storiografia locale ci aveva consegnato. E quindi, ecco, da qui la spinta ulteriore ad approfondire, e poi, ecco, una svolta determinante è stata proprio, ecco, il dottorato, la possibilità di fare un dottorato presso l'Università di Ginevra, che mi è stata offerta appunto da Massimo Danzi, che ha permesso poi di potermi dedicare a tempo pieno, di raccogliere ancora più materiali per poter costruire, per fare una ricostruzione d'insieme, come ho tentato di fare. Ecco, ma che cosa non c'è? Tante cose non ci sono. Alcune non sono state inserite deliberatamente, altre invece perché ci sono ancora tante ricerche da svolgere, insomma, una sola persona non può riuscire a ricostruire un quadro esaustivo, appunto, di un contesto culturale, seppur appunto non di primo piano, no, come Bergamo, ma nonostante ciò, come abbiamo sentito, molto ricco di iniziative e di progetti, di fenomeni culturali. Ecco, volutamente ho tolto un capitolo abbastanza corposo che era presente nella tesi di dottorato e che riguardava la storia religiosa, no? In questo panorama culturale, ovviamente, salta agli occhi, sì, ho lasciato una parte, ecco, inedita appunto sulla cultura di alcuni ordini regolari, soprattutto le osservanze di cui adesso ci ha appena parlato Marco Pellegrini, di alcuni ordini regolari, soprattutto domenicani, agostiniani, un po' anche i francescani, i benedettini, ecco, che però fanno un po' da
da antitesi rispetto alle novità, ai fermenti, no, dei centri regolari e cittadini. Il vecchio monastero, insomma, di Fontanella dei Benettini invece spicca e risalta proprio, invece proprio per la sua pochezza, o quantomeno i documenti restituiscono una povertà culturale, biblioteche estremamente ridotte, limitate, soprattutto in funzione del servizio liturgico, e quindi un mondo, quello benedettino, così una parte del mondo benedettino bergamasco, veramente chiuso dentro, insomma, il chiostro, dentro le mura monastiche, no? Che non sembra avere un particolare scambio di interazione con tutto ciò che si sta, con questo mondo in trasformazione che ben è illustrato appunto Pellegrini. E quindi, a parte, ecco, questa parte è rimasta, ma ho tolto tutta la parte sul Cinquecento, e quindi da un lato, ecco, come le idee ereticali che arrivano appunto soprattutto dal nord Europa, che valicano le Alpi attraverso, tra l'altro, le vie, no, dei mercanti, le vie degli spedizionieri, portando non solo merci ma anche libri, idee, quindi ecco la diffusione delle idee della riforma in bergamasca, e che si sedimenta in una serie di biblioteche ereticali di cui è rimasta documentazione negli archivi inquisitoriali. E poi dall'altro ho cercato anche di mi ero occupato invece anche della Controriforma, anche qui attraverso lo specchio sempre delle biblioteche, grazie a quel straordinario documento che è l'inventario stilato tra fine Cinquecento, gli inventari stilati tra fine Cinquecento e inizi Cinquecento dalla Congregazione dell'Indice, che obbliga tutti i centri monastici e conventuali italiani a stilare e redigere gli inventari dettagliati delle loro disponibilità, delle loro librerie. Per Bergamo ne disponiamo di parecchi, editi a suo tempo da Monsignor Camozzi, ed editi proprio dalla Biblioteca Mai, in una delle edizioni della Biblioteca Mai, e quindi avevo studiato, ecco, anche queste biblioteche, da cui si vede bene, insomma, ecco, questo passaggio, ecco, questo mondo in completa trasformazione dall'umanesimo alla Controriforma, no? Nelle biblioteche, soprattutto di alcuni ordini, si nota molto bene questo fenomeno. Ecco, questa parte l'ho tolta perché già in parte è già pubblicata, insomma, in vari luoghi, ho avuto modo di presentare in altre occasioni, e quindi è stata tolta. È chiaro che però è una mancanza, insomma, riconosco che sia un po' una mancanza, e qualcuno l'ha anche osservato, in quanto è chiaro che la religione, tutto il fenomeno religioso, con tutto quello che ne consegue, è parte integrante della cultura, non solo delle classi dirigenti urbane, ma anche e soprattutto delle masse popolari. Però, ecco, il volume era già, insomma, era già sufficientemente ampio, come dico, poi questa parte era già edita in vari altri luoghi, quindi ho ritenuto opportuno eliminarla. E poi, ecco, insomma, mancano anche altre cose, ad esempio ma che mi auguro, auspico, insomma, che le mancanze, ciò che manca, insomma, venga colmato entro breve da nuovi studi, soprattutto da parte dei giovani, insomma, dai giovani ricercatori. Ad esempio, parlando con Orazio Bravi, c'è un'altra figura interessante di poeta, che è Jacopo Tiraboschi, che anche qui è vicino a questo ambiente collionesco, a questa piccola corte, no, collionesca di cui si è parlato, e che aspetta, insomma, anche questa figura intellettuale aspetta di essere restituita, insomma, nella sua esatta fisionomia e nel suo esatto peso all'interno del contesto culturale. E poi, ecco, nel Cinquecento, insomma, ecco, le recenti ricerche, insomma, hanno già individuato altre figure di intellettuali al servizio della Controriforma, e così pure, ecco, le attività dei conventi sono anche qui ancora in parte da indagare, da approfondire. E poi, ecco, sul finale del mio libro, ecco, parlo di una
di una figura come quella di Giovanni Andrea Viscardi o Viscardo, che è molto interessante, una figura qui di segretario, servizio sia di potenti signori ecclesiastici o laici, come appunto i signori del Principato di Monaco, e che recentemente la professoressa Mencaroni ha aggiunto un importante tassello su questa figura con il suo bel libro, appunto, su questo manoscritto, di cui devo ammettere che è sfuggito, non era mia conoscenza, ma d'altronde la ricchezza bibliografica della biblioteca Mai, insomma, è impossibile da sondare, insomma, completamente. Questo importante manoscritto, che è il MAB 6, che contiene la relazione del viaggio di nozze di Massimiliano d'Asburgo, che probabilmente, anche qui, è probabilmente di fattura di composizione bergamasca, che sia Viscardi o il Besozzi o l'Achille Muzio, insomma, ecco, questo è da vedere, ma ecco, l'origine bergamasca ormai è indubitabile, ulteriore conferma, ecco, di un mondo niente affatto ristretto in un ambito geografico, culturale, limitato, angusto, ma che invece è in relazione con non solo importanti centri dell'Italia settentrionale, ma anche con i maggiori centri europei, ecco, come ulteriore dimostrazione, ecco, come se ci fosse poi, anche se non c'è, poi ce n'è bisogno, insomma, perché ormai è chiaro che il contesto bergamasco va inquadrato nelle sue relazioni all'interno, no, di un panorama culturale molto più ampio. Ecco, quindi ci sono varie cose che mancano, cose di cui ho trattato, che vanno ulteriormente approfondite. Il mio intento è stato quello di muovermi su un duplice piano, e cioè studiare sia alcune figure, alcuni centri di produzione culturale. Ecco, abbiamo già visto alcuni nomi: l'umanista Giovanni Michele Carrara, il Bellafino, il segretario, figura molto importante di Francesco Bellafino, e poi anche alcuni centri, diciamo, alcuni luoghi come questi cenacoli che ho cercato di mettere in luce, di cui si parlava nella storiografia, specie artistica, no? Riguardo, ma che poi non erano stati mai approfonditi, quindi il cenacolo appunto di Spini e l'altro quello dell'Isotta Brembati, insomma, che a mio avviso sono estremamente importanti. Quindi ho cercato di studiare da una parte, ecco, il piano della produzione culturale, e dall'altro anche l'altro piano strettamente correlato della circolazione della cultura, soprattutto della circolazione culturale proveniente dall'esterno, e di cui, ecco, si sono già individuati, sono già stati segnalati i canali di questa circolazione. Innanzitutto appunto l'Università di Padova, no? Che è veramente il centro di riferimento, è il centro di formazione culturale di buona parte, penso, delle classi sociali elevate bergamasche, della stessa classe dirigente. A questo proposito, ecco, ricordo un dato, e fortunatamente abbiamo una fonte eccezionale, che sono appunto tutti i libri matricolari dell'Università di Padova, che basta scorrere per andare a individuare i bergamaschi, che già sono segnalati come origine e poi anche con i cognomi, insomma, facilmente individuabili per chi ha dimestichezza con la storia orobica. Ecco, solo nella seconda metà del 400 abbiamo 45 laureati in arte e medicina di origine bergamasca, di cui buona parte di questi, a mio giudizio, sono nobili, e abbiamo altri 57 invece laureati in diritto, quindi oltre un centinaio, ecco, di laureati nella seconda metà del 400, che poi occupano posizioni di rilievo sia nell'ambito ovviamente delle professioni, quella giuridica e quella medica, ma anche e soprattutto spesso la laurea per le famiglie magari non ancora nobili o in via di nobilizzazione rappresenta proprio il punto di svolta per entrare a far parte di quel patriziato di cui si diceva prima. Quindi è un elemento di è uno strumento fondamentale di ascesa sociale.
non solo per l'esercizio quindi di un'attività professionale di alto livello di cui si disputa, ecco, di cui si disputa il primato se spetti poi la medicina o il diritto, ma che permette anche l'esercizio del potere. E quindi ecco qui il famoso sapere e potere, insomma, di Francesco Bacone, qui tanto più è significativo in questo contesto. Ma e così si prosegue anche nel corso del Cinquecento, i dati sono ancora più elevati nella prima metà del Cinquecento, il numero dei laureati aumenta. E poi teniamo conto che però non sono tutti laureati, perché probabilmente qualcuno sfuggiva all'imposizione, al vincolo imposto dalla Serenissima di laurearsi di laurearsi a Padova. Basta citare Ercole Tasso, di cui parlo ecco nell'ultimo capitolo, il cugino, uno dei vari cugini di Torquato, il quale si laurea in filosofia a Bologna. E quindi c'è un numero di laureati sicuramente maggiore che si laurea a Pavia, sicuramente ci sono laureati a Pavia, sicuramente a Padova, e poi non sappiamo, potrebbe essercene anche in altri importanti studi del tempo. Ecco, questo è uno dei temi, insomma, forti. Ecco, è chiaro che ho dovuto delimitare, no? Come ho scritto nel titolo, è una cultura soprattutto d'élite, una cultura scritta soprattutto d'élite che riguarda le classi sociali più elevate, quelle che svolgono un ruolo importante. Altra cosa che però cui mi sono ripromesso in questa ricerca è stata quella di è stata anche una scommessa che poi non sta a me stabilire quanto sia riuscita o meno, e cioè da un lato elaborare un metodo di ricerca e dall'altro cercare di restituire un contesto culturale in ambito rinascimentale, appunto in una città appunto di secondo piano, no? Mentre disponiamo di un'enorme messe di studi per le grandi città, per i grandi capitali del Rinascimento italiano, Firenze, Napoli, Milano, Venezia, ovviamente, Ferrara, eccetera, eccetera, ma invece gli studi sui centri, diciamo, minori, secondari, invece scarseggiano. O se ci sono, sono a volte, ecco, sono delle ricerche ormai anche datate. Ricordo la grande storia di Brescia, che ha anche delle pagine importanti sulla storia culturale, o la storia di Mantova, con opere nate negli anni 50-60, quando ancora si finanziavano da parte così dell'imprenditoria locale, delle banche, si finanziavano questi lavori, ma da qui è difficile però estrapolare un modello, no? Proprio perché abbracciano tanti ambiti di studio e poi sono, ecco, centrate molto, ecco, sulla città soprattutto, no? Sul luogo, sul singolo luogo, e manca un po' quella visione olistica che ho cercato di adottare, di cui parlava appunto Massimo Danzi, che ho cercato, insomma, con i miei mezzi, insomma, limitati, di adottare. Quindi ecco anche questa scommessa, cioè che tipo di cultura si produce e circola in un centro come Bergamo, che sembra essere in qualche modo schiacciato tra una Milano, anche se ormai parte di dal 1428 parte di uno Stato in qualche modo avversario, insomma, e dall'altro Padova e Venezia, no? Che tipo di cultura si poteva sviluppare, assimilare, ma anche produrre, ecco. E quindi ho cercato quindi anche in qualche modo di provare, ecco così, elaborare un modello di ricerca calibrato su questo tipo di realtà, insomma, che non sono i grandi centri, di cui invece, insomma, mai sappiamo è veramente tanto, mentre su questi invece, insomma, c'è ancora molto da lavorare. E poi, ecco, come dico, le tesi principali sono state enunciate brillantemente, in modo estremamente brillante ed encomiastico, e attiro, ecco, magari mi soffermo, ecco, l'attenzione proprio sull'ultimo capitolo, e cioè è anche qui ho cercato di offrire una prospettiva nuova sul Tasso e
passo poi Torquato, ma di Rivero c'è anche il padre Bernardo, su cui ci sarebbe da soffermarsi, su questi due grandi letterati che hanno origini bergamasche, in particolare Bernardo, insomma, che è vissuto, si è formato anche nelle scuole bergamasche, e poi ecco il figlio, ecco poi Torquato, di cui si è sempre trattata le origini, si è discusso a lungo anche, no, poi dove sia nato effettivamente Bernardo Tasso, se Bergamo, fuori Bergamo, eccetera, ma invece si sono un po' ignorate le relazioni che invece Bernardo e il figlio mantengono, le profonde relazioni che, pur svolgendo una vita nomade, no, al servizio dei potenti, Bernardo in fondo è una figura di grande segretario, anche se svolge mansioni di vario genere, anche quelle diplomatiche, addirittura militari, svolge delle missioni delicatissime per conto dei potenti signori presso cui è stato al servizio. Nonostante, insomma, una vita così che ha visto una mobilità e vissuta quasi tutta fuori di Bergamo, mantengono un legame invece estremamente profondo, radicato. E questo è interessante soprattutto per Torquato, e cioè, da un lato, ecco, già Massimo Danzi ha parlato dei rapporti, ecco, io ho introdotto la categoria dei rapporti di patronage per capire la relazione che si sviluppa, che è così importante, che si sviluppa tra Torquato Tasso e Giovanni Girolamo Albani, che figura ben nota del contesto politico-sociale non solo bergamasco, e che poi diventerà il cardinale Albani. Sono vere e proprie relazioni di patronage, ma che a mio giudizio sono già iniziate con il padre Bernardo, per giunta sono anche parenti, la famiglia Tasso è parente degli Albani, e quindi quando Torquato nel 1578 viene internato a Ferrara nell'ospedale di Sant'Anna, ecco qui che riscopre, e quindi nel suo tentativo spasmodico di riconquistare la libertà, un'autonomia, che riscopre o quantomeno rispolvera tutti i legami che ha con la sua patria, con la patria di origine della famiglia, avvalendosi in particolare, ecco, delle relazioni di patronage del cardinale Albani, ma non solo, intrattenendo relazioni con i parenti, vari cugini, Ercole, Enea, Cristoforo con cui è cresciuto. Ecco, anche qui c'è qualche elemento nuovo, andando a leggere attentamente l'epistolario del Tasso, ma anche quello del segretario del cardinale Albani, anche quello del segretario Albani, si scoprono anche qui interessanti elementi. I due giovani cugini che a Roma sono vanno a scuola assieme, no? Sotto la tutela appunto del segretario dell'Albani, anch'esso bergamasco, insomma, guarda caso, insomma, tutte queste figure di intellettuali che poi trovano impiego in varie parti d'Italia. E poi, ecco, quindi Torquato inizia a scrivere le sue lettere invitando il Consiglio Comunale, invitando le autorità, scrive appunto anche, si appella ai potenti di Bergamo, tra cui appunto il Giovanni Battista Grumelli, che è il secondo marito di Isotta Brembati. E quindi, ecco, a mio giudizio si attiva questo cenacolo letterario estremamente interessante dell'Isotta, perché intrattiene relazioni con Milano. Isotta scrive anche dei versi in spagnolo, ecco, questo testimonianza di un rapporto ambivalente tra Milano e Venezia, e dall'altro invece si vive seguendo la precettistica del cortigiano, si compongono versi, tutti i componenti di questi cenacoli compongono versi seguendo il modello petrarchesco, con gli aggiornamenti ormai del manierismo incipiente, ecco qui che in qualche modo diventano i referenti privilegiati del Tasso.
E qui si inserisce quella figura così molto discussa dalla critica tassiana del Licino o Licini, questo sacerdote di cui non si sa, nessuno è mai andato a capire bene chi fosse, che è un sacerdote di cui forse di cui si sa, ecco, che emerge solo in rapporto alla figura del Tasso. Ecco, in qualche modo i primi anni Ottanta riesce a entrare in contatto con Torquato e in modo certamente spregiudicato, si impadronisce di il Tasso gli consegna parecchie opere che poi vengono pubblicate a Bergamo. Quindi, ecco, quindi Bergamo si propone, qui Bergamo ha tentato di elaborare nel rapporto tra Licini, l'editore Comino Ventura e quella rete di intellettuali che orbitavano attorno al Ventura, hanno tentato di impostare un programma di edizioni tassiane organico, no? Che secondo me fino ad oggi è sfuggito, che poi non riesce completamente, non si riesce a realizzare completamente. Questo perché poi, sappiamo bene, il povero Torquato era tormentato, era sempre insoddisfatto di ogni edizione. La critica dice che è insoddisfatto delle edizioni del Licini, ma in realtà è soddisfatto di tutte le edizioni, del Grill, tutti quelli che hanno fatto da mediatori ricevono le critiche del Tasso. Quindi non è solo la questione del Licini, che sicuramente è una figura così abbastanza, insomma, spregiudicata, molto abile, forse anche affaristica, di basso livello, di modesto livello culturale, come si notano da quelle poche cose, da quelle premesse che scrive in alcune opere, però ha svolto un ruolo fondamentale da tramite tra Tasso e il mondo editoriale esterno, e cosa che lui non poteva fare perché completamente, no, era incapace di poter avere relazioni col mondo esterno. Quindi sono proprio sono questi referenti, non è l'unico, c'è Angelo Grillo, l'abate benedettino di origine genovese, ma che guarda caso ha vissuto anche nel monastero benedettino di San Paolo d'Argono, insomma, quindi un personaggio ben noto nel contesto bergamasco, che favoriscono, no, la pubblicazione di una serie di opere, e quindi che svolgono nel bene o nel male un ruolo fondamentale nella diffusione delle opere tassiane. E come dico, in cui Bergamo qui ha svolto un ruolo importante con questa serie di soggetti che ho cercato di costruire: Licini, il Cenacolo di Isotta Brembati, soprattutto i cugini, Ercole, Cristoforo, che probabilmente finanziano anche una parte di queste opere. Non ne avremo forse mai la certezza documentaria, ma da qualche parola, insomma, del Tasso, no, sembra anche emergere questo, quindi un ruolo anche dei cugini nelle imprese editoriali. E poi, ecco, il Ventura, infine, come è stato già detto, è un autore, è un editore, non è solo un tipografo, ecco, ma è anche un editore, cioè in grado di progettare, avvalendosi della collaborazione di importanti intellettuali come il Biscardi e non solo, di Ercole Tasso, del Grumelli, riesce a progettare opere che sono di livello europeo, e ne cito solamente due: la raccolta delle cose di Francia, opera unica nel panorama editoriale italiano, cioè una raccolta in più volumi di documenti sulle guerre civili francesi. L'amico Sogliana ha scritto un bellissimo saggio su questo, ma non si sottolineerà mai abbastanza l'importanza. Escono tante opere storiografiche sulle guerre civili, ma nessuna raccolta di documenti di entrambe, di tutte le parti in causa: i leghisti, i cattolici, gli ugonotti, quelli con altre posizioni intermedie. È una fonte documentaria che arriva dalla Francia, viene tradotta e pubblicata, e che conosce un successo non indifferente. Le maggiori biblioteche, le grandi biblioteche italiane posseggono, no, magari non l'opera completa, ma posseggono molti di questi volumi. E poi l'altra grande opera, e qui, ecco qui, che probabilmente c'è un ispiratore, che potrebbe essere il Biscardi, ad esempio, qualcun altro. L'altra grande opera politica, il Tesoro politico, no?
che viene pubblicato anche questo, la raccolta delle cose di Francia dei primi anni Ottanta, questi invece siamo anni 90 del Cinquecento, anche questa opera importantissima, oggetto di tanti studi, misteriosa, perché esce con una falsa indicazione anche di stampa a Colonia, all'Accademia Italiana, tutte cose che sono dei camuffamenti, dei travestimenti, chiaramente non c'era nessuna Accademia Italiana a Colonia, e altra opera che è letta e discussa in tutta Europa, no? In tutta Europa, e cui dietro probabilmente c'è sicuramente l'intervento di Ventura e, come ho detto, tutto questo retroterra intellettuale e politico bergamasco. Mi fermo qui perché già ho fatto un discorso lungo e poi già tardi i nostri ascoltatori, poi non vorrei appesantire troppo insomma il pomeriggio di studio. Quindi vi ringrazio tutti per la partecipazione, per il sostegno, per le bellissime introduzioni che sono state fatte da Massimo e da Marco, e quindi lascio la parola per eventuali, insomma, ecco, interventi, ulteriori interventi. Non riuscivo più a disattivare, a attivare l'audio. No, ringraziamo noi te, Rodolfo, per la passione che ci hai messo, per questi ulteriori approfondimenti della tua opera, no? Veramente si vede che quest'opera ti ha coinvolto fino in fondo, e credo che tu sia riuscito a trasmettere un po' a tutti la passione che hai provato in questi almeno 20 anni di studi delle cose del Rinascimento bergamasco. Sì, è vero che il pomeriggio di studi si sta protraendo, ma mi sembra anche di capire che sia molto interessante. Abbiamo parlato appunto della Bergamo del Cinquecento. Vabbè, come presidente di Archivio Bergamasco voglio ricordare che in questi ultimi anni diversi studi sul Cinquecento bergamasco sono stati editi proprio dalla nostra associazione, sulla figura di Bellafino nel 2017, Enrico Valseriati, sulla figura di Bellafino e sulla storia di Bergamo che ha scritto il Cancelliere, è uscito una monografia. Marco Robecchi, che è presente questa sera, Marco, nel 2018 o 2019, gli anni corrono troppo veloci per ricordarli tutti, ha pubblicato l'opera di Guidotto Prestinari. Quindi Cristina Gioia sulla nostra rivista, sull'ultimo numero della nostra rivista, Quaderni di Archivio Bergamasco, ha pubblicato un importantissimo saggio sui testamenti di queste donne, no? Quindi dalla Lucia Albani, dalla Isotta, quindi dalle nobili donne bergamasche del Cinquecento. E insomma anche noi, noi tutto sommato sentiamo questo libro di Vittori, no, evidentemente non è stato pubblicato da noi, però lo sentiamo molto nostro, perché negli anni della sua permanenza bergamasca ne abbiamo parlato a lungo, ce ne ha parlato, e quindi veramente penso che la sua passione, il suo entusiasmo, quello che ricordavo prima, abbia un po' anche indirizzato altri giovani che ruotavano intorno alla nostra associazione ad approfondire certi temi. Dimenticavo sempre del Cinquecento, il volume uscito lo scorso anno di Lorenzo Mascaretti sul monastero, sul monastero domenicano, e quindi sulla sua biblioteca, sulle opere d'arte, sulla cultura che i domenicani hanno diffuso a Bergamo nel corso dei secoli. Sì, è vero, l'ora è tarda, come dicevo, però abbiamo diversi ospiti, penso che, non so, soprattutto vi siete occupati un po' tutti del Cinquecento, no? E so, una testimonianza vostra, un'osservazione, se... Vista l'ora magari cerchiamo di contenerci un po', però credo che sia importante le osservazioni di chi il Cinquecento l'ha studiato. Posso intervenire? Naturalmente. Allora, prima cosa saluto molto Rodolfo, faccio anch'io i complimenti per questo suo bel lavoro, ma non mi dilungo perché già ci siamo parlati di questo. Vorrei dire tre cose, fare una constatazione, una raccomandazione e un auspicio. La constatazione.
il libro di Vittori colma un vuoto. Cioè è quel libro che sempre si aspettava di vedere, di leggere, che non arrivava. Quindi colma un vuoto perché fa una sintesi mirabile con uno svolgimento storico, come si è detto anche prima, si può dire dal tardo Medioevo sino a Tasso. E in questo svolgimento sono tre i punti che io vedo metodologicamente corretti e che poi aiutano il lettore e lo invogliano nella lettura del libro. Aggiornamento bibliografico, cioè, perché finora la cultura scritta di Bergamo, di quel periodo, noi l'avevamo in una miriade di saggi e non sempre facile da raggiungere. Qui il merito è quello di aver fatto prima un grande lavoro bibliografico che ce li restituisce in una sintesi. Il secondo, aver accompagnato alla bibliografia le fonti, cioè la segnalazione delle fonti, sia manoscritte sia archivistiche. E il terzo, di aver dato il contesto di un dato. Quindi sono queste tre le cose, secondo me, che fanno fare a questo libro quello che è un punto fermo poi negli studi della cultura scritta a Bergamo tra umanesimo, tardo, medioevo, io dico, e Tasso. Vi posso dire che quindi questo è un libro che uno anche ci è da leggere nel suo svolgimento, ma anche diventa un repertorio, per me lo è stato ultimamente su Calepino, lo dicevo in una lettera a Rodolfo, stavo studiando un attimo il dizionario, una voce del dizionario del Calepino, la voce Archivum, e ho trovato nelle sue pagine una risposta che non mi veniva da altre cose, quindi, ma che poi era un riferimento a un manoscritto. Ecco, ma queste sono le cose che poi fanno progredire gli studi. Cioè, è trovare quella piccola cosa in un libro che ti può essere di aiuto. E lo stesso per Jacopo Tiraboschi. È vero che tu non ne parli, ma siccome di quelle tre cose che dicevo porti sempre un contesto, io andando alla voce Jacopo Tiraboschi ho trovato il contesto che non conoscevo e che era il Michele Carrara. Quindi ecco, queste sono le cose che possono aiutare, insomma, e a far dire bene del tuo libro. La raccomandazione. Io lo raccomando a questi libri, a quegli studiosi giovani e meno giovani, che a Bergamo si interessano soprattutto di storia dell'arte. Noi abbiamo una bibliografia sterminata negli studi storici locali sull'arte, anche perché abbiamo avuto dei grandi poeti a partire da Lotto che hanno segnato la nostra storia in quel momento lì. E poi, per non dire della storia della musica, meno abbiamo avuto studiosi come ora invece abbiamo in Rodolfo di storia della cultura scritta. Quindi io raccomando la lettura di questo libro soprattutto a chi coltiva il campo degli studi storico-artistici, perché servirà molto a loro. E poi l'auspicio. L'auspicio viene proprio leggendo dalle sollecitazioni di questo libro che mi sono venute anche sentendo Marco, professor Marco Pellegrini. Cioè abbiamo dei campi proprio ancora da dissodare. Rodolfo ci ha acceso la luce su questi campi. Parlo dell'osservanza. Ma cioè, abbiamo capito come da lì, come mai continuo sempre in ogni studio che io leggo su Bergamo dell'umanesimo e Rinascimento, vado a finire sempre sull'osservanza. Quindi vuol dire che lì è l'humus che va ancora capito bene sia nelle figure, ma soprattutto anche negli ambienti. L'Università di Padova, fondamentale, fondamentale, perché queste persone qua venivano da lì. Ma in che momento dell'Università di Padova? È un conto venire 1480-90, è un conto 1530, è un conto 1570. Quindi andrà anche lì diacronicamente ben studiato. E poi questa corte di Malpaga che comincia un po' a intrigarmi davvero. Ho l'impressione che forse finora non l'abbiamo bene messa a fuoco e ringrazio Pellegrini per avervi chiamato, perché anche lì sappiamo tutto sull'arte, sugli affreschi, sulle cose, ma meno su questo circolo culturale che
che lì gravitavano, perché poi veramente le cose diventano, è vero il richiamo a Roma, ma quale Roma? La Roma repubblicana o già la Roma imperiale? E quanto ha influito questo proprio la corte di Malpaga nel cambiare queste prospettive? Un'ultima cosa che mi è suggerita sempre da Pellegrini, ma anche dalla lettura del libro di Rodolfo, e poi chiudo perché ho già preso troppo tempo. È vero quello che dice Pellegrini, attenzione che c'è un grande cambiamento politico a Bergamo con l'arrivo di Venezia. Dico c'è anche un grande cambiamento demografico, intanto c'è la crescita demografica da non dimenticare mai, che con metà 400 si ricomincia anche la città a crescere demograficamente. Ma poi non dobbiamo mai dimenticare le famiglie nuove che arrivano a Bergamo dopo con l'arrivo di Venezia. Tutte famiglie guelfe, famiglie che sono state in attesa e un po' lì al limite nella loro volontà di espansione, di intraprendenza. Sono le famiglie degli Zanchi. Gli Zanchi arrivano nel 30, nel 40, le famiglie del Carrara. Parlavamo di Guidone Carrara, ma suo nonno veniva da Serina ancora, eh? Cioè non erano le grandi famiglie aristocratiche come i Mozzo, i Suardo, i Caleppio, i Foresti, i Bonghi, i Terzi, i Brembati, i Tiraboschi vengono dalla Valle Brembana anche loro, vengono negli anni 20-30 quando arriva Venezia, sono filo veneziane, quindi Venezia si appoggia su di loro. E se noi andiamo a vedere i laureati poi a Venezia, a Padova, sono i Tiraboschi, gli Olmo, i Gratarolo, i Carrara, gli Zanchi. Cioè, insomma, queste famiglie arrivano in città e cosa fanno? Investono in cultura, mandano a Padova i loro figli perché diventino giuristi, medici, e teologi anche. I Buccelleni vengono da Gromo. In questo periodo anche loro, gli Olmo. Quindi questa è una cosa abbastanza interessante, perché poi vediamo che sono i nomi di quelle figure che fanno anche la storia, come abbiamo visto prima, diciamo di quell'umanesimo nostro. Il Carrara è stato ricordato, io ultimamente sto studiando questo Jacopo Tiraboschi, che è figlio del cancelliere della città. Ora, i Tiraboschi hanno la cancelleria della città quasi per 40 anni prima del Bellafino. Ah, Bellafino, un'altra famiglia nuova. Ma perché i cancellieri della città sono membri di queste famiglie nuove? Cioè, ecco, questo diventa proprio una cosa ulteriormente interessante. Comunque, vedete, dico queste cose sulla spinta della lettura del libro di Rodolfo. Per questo dicevo, la validità dei libri la si ha se si sanno sprigionare altre idee e stimolare poi altre cose a continuare. Per cui grazie Rodolfo del dono che ci hai dato. Bene, ottimo, grazie anche per il tuo contributo, Razio. Altre osservazioni? Posso? Certo, Marco. Io di fronte a tanta scienza e a nomi che hanno parlato oggi non posso che ringraziare anzitutto Vittorio, complimentarmi, ma non è il mio forte fare i complimenti e forse non sarei abbastanza in grado di veramente dire quanto il libro è eccezionale e quanto è utile. E quanto mi sarebbe stato utile forse, perché come dice giustamente Vittorio in nota, e credo di dirlo anche io nella mia nota, all'edizione di Guidotto, per uno strano caso non ci siamo incrociati. Quindi riprendo un po' anche le parole di Bravi. È uno strumento preziosissimo. Se io avessi avuto questo strumento prima, sicuramente veramente il contesto in cui Guidotto operava sarebbe stato molto più chiaro, molto più articolato di quello che io ho potuto vedere col mio lavoro essenzialmente filologico-linguistico, non di
storia della cultura o storia della letteratura. E giusto una piccola nota, anche riprendendo un po' le parole di Pellegrini, del professor Pellegrini, lo dico anche nel libro, è stata una mia impressione, l'ho sentita confermata oggi e mi ha fatto piacere, anche solo un personaggio come Guidotto, finora, che a parte gli studi di Lemmy che l'hanno toccato, non era mai stato veramente approfondito. Io arrivo addirittura a dire che è un poeta di provincia, anche se è stato discusso il concetto di provincia, è un poeta di provincia ma non è provinciale. E anche Bergamo era una città di provincia, ma non era provinciale, era inserita in una rete, ed era una rete che andava verso Milano, ed era una rete che andava verso Venezia, Padova, e ne abbiamo parlato in tutto il pomeriggio. E appunto non avevo lo strumento, il Vittori, sotto mano all'epoca della stesura dell'edizione, ma sicuramente l'ho potuto vedere, sì, per il ruolo di Petrarca e del petrarchismo nascente, perché è il petrarchismo prebembesco, quindi è stato quasi anche un pioniere Guidotto. L'ho visto, e forse è un aspetto che sarà da approfondire, non lo so, non è la mia competenza principale, ma una forte presenza di Dante, che non stupisce, però nel 400 questa presenza di Dante che emerge, forse vale la pena guardarlo anche accanto alla preponderanza di Petrarca, e poi un aggiornatissimo Guidotto che compone un sonetto burchiellesco ed è roba di pochi decenni prima in Toscana. E chiudo facendo anche un po' di pubblicità, una collega zurichese, domani appunto in un convegno zurichese, Sara Ferrilli, forse per qualcuno è nota, si è imbattuta nel Carrara lavorando, io penso, a partire da Cecco d'Ascoli e tutto un seguito ancora di letteratura che nel 400 forse non è preponderante come Petrarca, ma che esiste all'epoca, ha toccato il Carrara, e so che lo studio che ha fatto ha appoggiato sul Vittori, che finalmente è a disposizione di tutti, e sono sicuro che sarà uno strumento indispensabile anche per noi filologi, linguisti dalla nostra parte. Quindi era piccole note per complimentarmi e ringraziare per questa giornata. Grazie. Grazie Marco. Posso intervenire? Ma certamente. Intanto grazie che mi avete concesso di partecipare a questa serata, e volevo ringraziare, ma l'ho già fatto personalmente, il professor Vittori per il suo lavoro, ricordando il rammarico che gli avevo espresso di non aver saputo che lui stava facendo questo lavoro, e quando io stavo facendo le mie ricerche, se l'avessi saputo sarei rimasta attaccata al telefono e avrei chiesto davvero di confrontare tutto quello che incontravo con quello che il professore già sapeva e già aveva scritto. Tuttavia mi ha confortato che non ci siamo scontrati sto parlando di Viscardo in questo momento, e quindi abbiamo fatto due traiettorie parallele, e forse adesso io mi metterò a studiare come cercare di farle incontrare queste traiettorie, perché comunque ci sono delle sfumature nell'una e nell'altra traiettoria che possono essere utili per ampliare il discorso su questo personaggio, che è davvero molto interessante per il contesto in cui si trova e per il ruolo che ha anche in questo movimento culturale che vede in Cominventura una specie di volano, che è anche questo altrettanto interessante, perché Cominventura serviva, tra virgolette, tutti quelli che pubblicavano a Bergamo per un certo e lungo periodo, e quindi aveva in mano la situazione, sapeva scegliere sicuramente, sapeva integrare e sapeva anche captare, perché lo ha fatto ed è stato ben dimostrato, veramente ben dimostrato dal professore. Quindi di questo lo ringrazio molto, e naturalmente il suo libro non può essere letto, nel senso che non è un romanzo, bisogna studiarlo e cercare e trovare all'interno quelli che sono i canali da seguire.
L'altra cosa per cui lo ringrazio è proprio questo affondo su Giovanni Michele Alberto Carrara, che io ho incontrato molti anni fa, e infatti anche per questa casa, che ha tante tracce visibili intanto di una dimestichezza con la cultura e la cultura antiquaria, parlando dei tondi dei laureati che somigliano a quelli della Cappella Colleoni, piuttosto che della cultura umanistica come quella che viene rappresentata alle mie spalle, cioè il Trionfo di Castità di Petrarca. E mi ero interessata a Giovanni Michele Alberto Carrara, che io amo raccontare con tutti e tre i nomi, perché poi c'è un altro Michele dopo di lui, che è il nipote che confonde le idee, altrettanto medico Michele. Però Giovanni Michele Alberto l'avevo incercato anche per capire il senso di queste presenze all'interno di questa dimora, che era la dimora della famiglia della sua prima moglie, di Margherita Passi Preposolo. E mi chiedevo se avesse potuto influire in qualche modo nelle scelte. Sicuramente c'era il fatto che ci fossero queste comunioni di famiglie, poteva anche significare uno scambio di idee, di informazioni e una circolazione culturale, naturalmente. E dall'altra parte poi, e questo, anche questo mi aiuterà a capire, io avevo cercato, però il tempo, l'ha detto il presidente, e il tempo passa in maniera crudele, ma moltissimi anni fa, quando studiavo queste cose, avevo cercato negli inventari dei passi, delle tracce che potessero dare questa idea della cultura che veniva, non viene raccontata dalle biblioteche, perché di queste famiglie non sempre, anzi quasi mai, si hanno inventari di biblioteche. Quando se ne trova uno è un grosso miracolo, e io non l'avevo trovata un inventario dei libri che possedevano. Sì, c'era un Alessandro Passi che aveva vari libri de Humanita, però questo non serviva a capire che cosa essi fossero. Ma mi sarebbe piaciuto capire di più, e soprattutto capire quali fossero i passi preposulo che venivano da Padova, e ce ne sono tanti, cioè venivano dall'Università di Padova, per cui anche quei personaggi potrebbero essere utili per capire qual è la circolazione all'interno di queste famiglie, queste trame familiari che sono sicuramente di grande importanza. Ma anche perché ci troviamo, come Marco Pellegrini ci ha ben spiegato, all'interno della cerchia colleonesca. E quindi i signori Passi Preposulo, molti di loro, ma in particolare uno, era colonnello di Colleoni, ed è a Calcinate, poi è stata data come feudo proprio alla famiglia Passi. E quindi è molto importante far emergere tutte queste figure che sono intorno a Colleoni, che sono personaggi che noi conosciamo magari solamente per nome e magari con delle cariche di come funzionari militari, diciamo, ma invece probabilmente c'è una complessità all'interno di queste famiglie che va ancora sviluppata. Quindi lo ringrazio, lo devo studiare, perché per ora ho fatto come mi hanno segnalato, io l'ho usato come repertorio, c'è un indice che è stupefacente, quindi andavo per nomi e continuavo a cercare indicazioni. Però effettivamente, studiando proprio la struttura anche del suo pensiero, sarà importante purtroppo il tempo è passato, il tempo futuro è molto fragile, quindi spero di avere tempo per poter togliermi quelle curiosità che lei mi ha sollecitato veramente a rinverdire. Quindi grazie e complimenti a tutti, e complimenti anche a voi per aver fatto questa serata. Vi devo lasciare, mi scuso, ma magari avremo tempo e modo di risentirci e di fare altre discussioni di questo genere, che sono molto molto utili. Grazie a tutti, buonasera, arrivederci. Grazie. Ringrazio anch'io gli intervenuti, mi permetto di ringraziare, ecco, per anche gli interventi di Orazio, di Marco Robecchi, della professoressa Mencaroni, insomma, sono stati molto interessanti e puntuali, quindi
appunto l'altro obiettivo, come ricordava Orazio, in fondo è poi questa ricerca in qualche modo deve aprire la strada, ecco, un po' deve far gemmare, insomma, ecco, altri frutti, insomma, ecco, spingere, spronare ulteriori ricerche, perché il campo è ancora, il campo da arare, da dissodare è ancora ampio, insomma. L'auspicio è questo, mi unisco, ecco, all'auspicio, ecco, di... Grazie. No, dicevo, sollecitavo altri interventi, nel caso... Prego, professor Danzi. Ah, c'è anche Cristina. Anche Cristina. Procede io? Sì, sì, prego. Procedi, dai. Grazie mille, sarò proprio brevissima, perché vabbè, dopo tutti questi interventi così interessanti anche... insomma, che entrano nella materia in modo approfondito, e mi sento di fare proprio solo una breve considerazione su questo volume, che di sicuro rappresenta un'opera interessante e, a quanto ho capito, può essere anche di spunto e di stimolo a tante ricerche nuove, ma anche ricerche che magari si erano abbandonate nel tempo e che invece, grazie a ciò che è stato scoperto, ciò che è stato fatto emergere tra le pagine dal dottor Vittori, insomma, dà nuovo stimolo a ricerche che temporaneamente si erano messe da parte perché magari finite all'interno di un vicolo cieco. E da parte mia cosa posso dire? Ho sentito molti nomi che ho imparato a conoscere, a cui mi sono anche affezionata nel corso delle mie ricerche storiche, anche se ultimamente sono un po' rallentate, però devo dire che al di là di tutto sono nomi molto interessanti, sono nomi che ricorrono nella storia di Bergamo, e mi ha molto colpito una cosa che è stata detta dal professor Pellegrini all'inizio, ovvero il volume si colloca in un periodo in cui si passa queste grandi famiglie che abbiamo citato, i Suardi, i Colleoni, tanti Albani, Brembati, insomma si passa da queste famiglie intese come aristocrazia alle famiglie intese come patriziato. E molto forte è emersa in questa discussione l'immagine che mi sono fatta è questa: il fatto che la cultura sia uno dei mezzi attraverso cui questo passaggio avviene. Per cui prima è stato detto dal dottor Bravi le lauree come strumento di ascesa sociale per le famiglie nuove, per queste famiglie invece che appartengono alla storia di Bergamo, magari da epoche più antiche, la cultura, le biblioteche, l'università, per consolidare le proprie posizioni, per avvicinarsi magari a quel patriziato veneziano che sembrava molto lontano, ma che comunque esercitava su queste famiglie un grandissimo fascino. Quindi grazie mille, effettivamente è stato un grande stimolo anche sentire i nomi che ho particolarmente apprezzato: Isotta Brembati, Lucia Albani, a cui sono affezionata grazie agli ultimi studi che ho condotto. Grazie. Posso dire qualcosa ancora? Proprio sollecitato adesso da quanto dicevi. Quelle famiglie nuove che arrivano in Bergamo con l'arrivo di Venezia e che scendono dalle valli sono già famiglie ricche, sono già famiglie ricche di suo. Cioè nelle valli hanno boschi, hanno terre, hanno già le prime manifatture, se pensiamo a Gromo, se pensiamo... ma perché anche Tasso è una famiglia nuova, anche Tasso, fra l'altro, che poi diventerà una grande famiglia aristocratica, ma anche loro sono una famiglia nuova. Un fenomeno che succede nel 400 e che già in parte era succeduto nel 200, che non si crea un antagonismo tra queste famiglie e la vecchia aristocrazia. Assolutamente no, anzi, noi vediamo matrimoni verso gli anni 60-70 tra i membri di queste nuove famiglie con i membri della vecchia aristocrazia.
i genitori del mio Zanchi, che io studio, sapete, gli Zanchi vengono dal Brumello de Zanchi, è una famiglia nuova, ma suo padre, Terenzio, sposa una Mozzo, che è la più alta aristocrazia di Bergamo. E prima sentivo dalla dottoressa Mencaroni che il Carrara sposa una Passi Preposulo, che è una grande famiglia aristocratica, ma la sua è una famiglia nuova. Quindi queste cose sono veramente, secondo me, che possono illuminare proprio quello che avviene, quello che avviene nel 400. E la madre del Carrara è una Soardi. Ecco. Tanto, giusto per completare il quadro, quindi. C'era... Ottimo, c'era sì, il professor Danzi che aveva chiesto la parola. Prego. Io intanto veramente ringrazio voi tutti per questo splendido consesso e il regista Matteo per la meravigliosa regia che ha assicurato, ma non sono parole di conclusione, anzi io, mi sembra che il dibattito sia vivacissimo. Io devo dire, sono anche molto, è partita la Maria Mencaroni, ma io ho potuto vedere per la prima volta il trionfo di cui parla Rodolfo sullo sfondo della parete della stanza da cui parlava, cioè che rientra in quel discorso che Rodolfo fa benissimo sulla funzione dell'antiquaria Bergamo, eccetera. E poi mi ha molto interessato anche il discorso di Marco Robecchi. Io purtroppo non conosco questa nuova edizione di Prestinari, ma insomma sarà certamente, visto che esiste già una tradizione importante di studi sul poeta, sarà sicuramente molto molto importante. Però volevo arrivare a quello che mi interessava dire, e cioè questo consesso, diciamo, di persone estremamente come dire, competenti in questa materia, ed era un auspicio che facevo anch'io, cioè secondo me di questo libro di Rodolfo bisogna parlarne, e cioè bisogna recensirlo. Io per quello che mi riguarda so che per esempio Bibliothèque d'Humanisme et Renaissance, che è una rivista che si fa qui a Ginevra, di Drô, è sicuramente disponibilissima. Ora, per ragioni evidenti non posso essere io a fare la recensione, anche se devo dire mi piacerebbe molto, perché è un volume veramente notevole, insomma. Però credo che bisognerebbe, come dire, che se ne discutesse nelle sedi di riviste e di cose. Io non so, Rodolfo, se tu hai già notizie di queste di segnalazioni, recensioni. Io ho vista sul giornale di Bergamo una bella segnalazione di Gatti. Ecco. E poi mi pare ci fosse qualcosa in previsione per l'archivio storico italiano, possibile? Dovrebbe uscire adesso una recensione sull'Eco di Bergamo nei prossimi giorni, ad opera di Guercio, che conosci bene. Certo, ma io penso anche a riviste, insomma, dove che si può... Io posso dare notizia di Eleonora Gamba, che appunto, tra l'altro prima citando gli interventi di Archivio Bergamasco del 500, ho dimenticato colpevolmente Eleonora Gamba, un'altra giovane studiosa che ha pubblicato un ponderosissimo volume di 600 pagine sui proto editori bergamaschi a Venezia tra 400 e 500. Ecco, Eleonora Gamba mi segnalava che doveva intervenire anche lei questa sera, però probabilmente gli impegni a cui mi aveva accennato le hanno impedito di partecipare, che farà una recensione per l'Almanacco Bibliografico. Ecco. Quindi il libro circola, come la cultura nel 500. Benissimo. Ti ringrazio. No, io veramente, se altro non c'è, non voglio assolutamente bloccare nessuno, impedire nessuno di prendere la parola. Però se altro non c'è, davvero, io ringrazio tutti gli intervenuti, li cito in ordine di apparizione per non far torto, il professor Danzi, il professor Pellegrini, il nostro Rodolfo, e poi tutti quelli che sono intervenuti, Orazio, Cristina, Marco Robecchi. È stato veramente un bel pomeriggio, abbiamo imparato tutti tante cose, e sì, questo libro penso anch'io che diventerà un po' una pietra miliare
dalla storia della cultura bergamasca. Detto questo, posso chiudere. Salutiamo, grazie a tutti. Grazie a tutti, buona serata. Arrivederci. Grazie, arrivederci. Arrivederci. Saluti a tutti, ciao.